Do il benvenuto su Radio Cigliano. È giovedì 15 giugno 2017, siete in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena Con. Che cos'è Dopo Cena Con? È la trasmissione in cui io volevo riposarmi, ma oggi non ci sono riuscito un granché, perché successi un po' di casini. Adesso ve lo spiego meglio, ma intanto voglio dare il saluto e ringraziare per essere qui stasera un grande amico, un ospite eccezionale, è a Dopo Cena Con stasera, Sandro Acerbo! Ciao! Evviva, come stai? Tutto bene? Senti, ti ho catapultato nel disservizio più totale. No. Per me è eccezionale così. Evviva, evviva. Allora, vi spiego che cosa è successo brevemente, perché poi andiamo con i Dopo Cena Con. Allora, Facebook non mi ha fatto trasmettere stasera. Sono riuscito a trasmettere in un'altra maniera. Sto trasmettendo col muletto sulla mia pagina professionale, ma adesso lo condivido anche, perché ricordiamoci che la condivisione è l'anima del commercio. La condivido, questo video, anche sulla pagina della radio e su tutte quante le pagine nostre, sulle pagine che seguite sempre, sulla mia eccetera eccetera, quindi condividete perché ci fa piacere veramente. C'è una novità. Allora, che cosa sono riuscito a fare? Ma veramente, Sandro, poi l'ha visto in 45 secondi, senza quasi al volo, senza essere riuscito manco a prendere un respiro, sono riuscito ad attivare, credo e spero, il video in diretta sulla pagina YouTube Radio Cigliano. Quindi adesso voi che cosa fate? Qui da Facebook vedete una pagina, un video un po' così, perché lo sto facendo col muletto, col telefonino, e viene come viene. Ma da YouTube dovreste riuscire a vedere la trasmissione in diretta. Quindi fate una bella cosa. Alternate, fate quello che vi pare. Su YouTube c'è la trasmissione, che poi sarà messa su YouTube, la trasmissione è assolutamente live, quella in HD, mentre qui su Facebook c'è quella col muletto. Fate voi, andate un po' a vedere di che cosa si tratta. Io su YouTube non ho mai trasmesso, è la prima volta che trasmetto su YouTube, quindi veramente non ho la più pallida idea di come possa andare. Ci sono degli spettatori, quindi mi fa piacere, potete vederla lì in HD con le telecamere e tutto qua. Allora, Sandro, ti ho veramente catapultato in un disastro totale stasera. No, benissimo, perché lui faceva l'Archimede pitagorico della console e io mi sono strafogato di pizza. Ti sei rifocillato, no, ti sei veramente rifocillato. Proprio strafogato, dici. Vabbè. Allora, però questo è il bello, ci piace essere qui, ci piace essere in diretta con voi, assolutamente 2.0 ma 9.0, e per farlo avete tante possibilità. Una delle possibilità che avete è quella di mandarci il vostro controselfie, che si vedrà sulla pagina di YouTube, si vedrà sulla pagina registrata, sul video registrato, non si vedrà su Facebook, ma noi vogliamo sempre averlo. Il numero è il +39 328 794 8796. Condividete sulla vostra pagina Facebook, e a questo punto credo condividete anche sulla vostra pagina YouTube, o da YouTube condividete su Facebook, fate quello che volete. Per me è una nuova cosa che sta succedendo, però il video lo vedo, sta trasmettendo e sembra anche abbastanza bene. Allora, io non ho neanche preparato, perché sono veramente completamente inadempiente, monitor di riferimento per le vostre chat, ma adesso lo preparo in un secondo, non ci vuole niente. E allora, Sandro, questa è una realtà un po' particolare, questa della radio web, ma tu hai fatto radio nella tua vita? Radio forse 50 anni fa, credo. Ma radio nel senso che facevi gli sceneggiati, che cosa facevi? Sì, ho partecipato a qualcosa, sì, no, gli sceneggiati, mai trasmissioni di musica, facendo il quelle DJ. Quelle della volta, quelle da vecchi. No, quelle belle, non quelle da vecchi. Cioè, erano una figata, io me le ricordo, andare in diretta. Tu facevi, sì. Io facevo anche delle direttine, delle cose, però andare con la fiction in radio è una figata, è una bella cosa. Era molto, e poi formava parecchio, perché lì non si sbagliava, non avevi una seconda chance. Doveva essere, poi c'erano le prove, c'era tutto quanto. Però quando si partiva con la diretta non si doveva mai. E com'era sta cosa? Come la vivevi tu sta diretta? Ma la vivevo, guarda, io sono sempre stato abbastanza, come dire, un irresponsabile. Ma dai, dire così. Nel senso che non mi sono mai emozionato, non ho mai avuto quelle forme di oddio,
sono in diretta, speriamo di non sbagliare, e forse questa cosa mi ha aiutato, perché certo, ti ha dato una spinta, quasi sempre, perché bene. Poi quando vai in diretta e fai le cose sei un po' là che, diciamo, sì, la romanesca, sì, te cachi un po' sotto, sì, no? Perché mentre invece andare in questa maniera è una figata. Ma questo sempre in tutte quante le manifestazioni artistiche che hai fatto? Sì, tu? Sì, dai, devo dire, guarda, mi ricordo ancora, mi invitarono, pagato, ma una cosa veramente carina. C'era uno spettacolo, non era radiofonico, era televisivo, di Pippo Baudo, Serata d'Onore, sì, del 1980. Quando è che a Roma ha perso la Coppa dei Campioni? Ah, guarda, io non sono romanista, quindi, ma non so calcistico. Peggio per te. Lo so, peggio per me. Lo so che tu sei abbastanza dentro. Peggio per noi, dai. Andavo a lavorare a Montecatini e io dovevo fare in diretta soltanto la presentazione della serata. Sì. Pippo Baudo presenta Serata d'Onore e poi dovevo dire, che ne so, i vari, gli autori, i partecipanti, eccetera, eccetera, eccetera. Come fosse una specie di sigla, diciamo. Rigorosamente in diretta. Sì. Dentro un gabbiottino con inquadrato. No, da fuori. La voce che veniva dall'alto. Ah, ho capito. La voce fuori campo, la vera voce fuori campo. Per cui lì, se sbagli, fai veramente una figura sì, di merda. Sì. Ci stavano 3.000 persone nel teatro che aspettavano, sì, e sentono questo, che magari sbaglia il nome, no? Ma come no? E invece è andata bene, perché appunto questa tua strana incoscienza del lavorativa, no? Sì, che sì, poi sì, è bella, perché poi, Sandro, tu hai cominciato veramente da ragazzino, ma più ragazzino di me, secondo me. Ho cominciato da 6 anni. Quindi. Capito, veramente ha cominciato da straragazzino, Sandro. Quindi si è, come dire, si è, ne ha fatte tante di cose, ha fatto un sacco di trasmissioni, ha fatto un sacco di doppiaggi, ha fatto. Tu hai fatto anche teatro? No, ma mai teatro. No. È l'unica cosa che non ho mai fatto, e che adesso così, con la come dire, poi la segno del poi, sì. Mi dico, ma forse avrei potuto, ma è stato più, come dire, un fatto di pigrizia. Ah, ho capito. Quando ho cominciato ad apprendere, come dire, sul serio il mestiere principale, quello del doppiaggio, alla fine ho detto, ma in fin dei conti mi piace troppo questo ambiente, sto bene qui, è comodo, sto a Roma, oramai c'avevo una famiglia, quindi stare sempre fuori è un casino, per cui ho detto no, ti dirò. Però devo dire che una esperienza di palcoscenico ce l'hai avuta, un po', no, mi manca, nel senso che l'avrei fatta, ecco, volentieri. Vabbè. Però vabbè, insomma. Però insomma, mai dire mai, perché insomma può anche succedere, anche se adesso, come no, insomma, i ruoli ci stanno, le situazioni ci stanno, ed è anche, insomma, se qualcuno che ci sta ascoltando sapesse volesse proporre un copione a Sandro Cervo, assolutamente sì, perché sì, no. Allora, avete condiviso questo video sulla vostra pagina Facebook? Fatelo, perché siamo tanti, ci piace vedere le condivisioni, poi dopo vedremo anche che cosa succederà. Ma vi ricordo, lo ricorderò tutta la sera, perché ci sono stati degli inconvenienti tecnici, quindi noi ci state guardando da qui, da questo muletto praticamente, ma la trasmissione è anche in diretta su YouTube, pagina Radio Cigliano di YouTube, e lì la vedete con tutti i crismi come si deve, con le grafiche e tutto quello che ci deve essere. E poi questa trasmissione sarà conservata amorevolmente e piazzata sulla pagina di YouTube alla fine della trasmissione. Allora, quando si comincia da ragazzini? Questa è una domanda che faccio a tutti quelli che un po' come me hanno cominciato da ragazzini. Ma com'è il doppiaggio? Un gioco. Si gioca, vero? È come giocare a pallone. Sì, è vero. No, guarda, io ti dirò che ero talmente preso da questo lavoro magico che mi permetteva di stare in qualunque posto del mondo, in qualunque momento, con qualunque persona, con qualunque attore, eccetera. Sì. E mi ha talmente affascinato che io spesso, a distanza di tanti anni, sbagliando, ma allora preferivo andare in sala di doppiaggio che andare a giocare a pallone con gli amici. Eh sì, come ti capisco, assolutamente sì. Però, col senno di poi mi dico, ho fatto bene, non rimpiango nulla, è stato tutto bellissimo, il doppiaggio mi ha dato e continua a darmi tanto, quindi nessun rimpianto. Però avrei potuto godermi un po' di più certe situazioni giovanili, sì, quelle che passano, arrivate a una certa età, tornano, mi piace, no? Sì. Che ti posso dire, la rimorchiata a 15 anni,
e poi gli amici vanno, allora noi andiamo al Colosseo perché queste vengono, io ho il posso turno. Venire al turno. Ma lo capivano gli amici tuoi, c'ho il turno. Poi vedete come rispondevano? Sì. Ma vaffa. Grande, grandissimo. No, perché lo so. Io dicevo, al turno, scusa, al turno di che? Il turno di doppiaggio? Ma c'hai 13 anni, cioè, ma noi andiamo a giocare a pallone, ma noi andiamo a rimorchiare, sì, sì, cose. Sì, sì. Lo so, ma io c'ho il turno, non posso, capito? C'è la festa domani pomeriggio, ti ricordi? Si facevano di pomeriggio le feste, no, fino a una certa età, no? E no, io domani c'ho il turno e non si poteva poi fare. Aspetta, poi quando lavoravamo tanti anni fa gli orari erano molto molto più capestro di quelli di oggi, perché poi lavoravi la sera, lavoravi regolarmente fino alle 9:30, sì, e non era raro lavorare di sabato, quindi voglia, non c'era il sabato, non c'era la sera, niente, non c'era il pomeriggio, nulla. La domenica dormivi perché poi c'era bisogno di riposare. Loro, i grandi big, i Cigoli, i Panicali, eccetera, facevano 3 giorni di vacanza l'anno, cioè facevano 14, 15 e 16 agosto. E basta. Basta. Mi ricordo ancora il 13 di agosto io facevo un film dove facevo il bambino protagonista insieme a Cigoli, che era il, credo doppiasse John Wayne, insomma. 13 agosto stavamo doppiando il film, poi mio padre si è presentato lì, è venuto lì, era pronto per partire perché andavamo nella casa in vacanza che aveva preso, e finito il coso Cigoli mi saluta e mi fa: arrivederla Acerbo, ci vediamo il 17, vero? Ma come, io appena 3 giorni, c'ho 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, ma veramente ci vediamo il 17. E non si poteva dire di no. Ma che sei, ma che sei matto? No, ma è come adesso. No, che adesso, sì. Adesso sparisci e dici: guarda, 15, io sto ci fuori. Ci vediamo il 17. Dice, sì, io sto fuori dal 15 luglio al 10 settembre. Ma di che? Ma non sarebbe possibile. Non era assolutamente possibile. In diretta su Radio Cigliano, 21:15, dopo cena con Sandro Acerbo. Qui ci sono tanti amici: c'è Franca, c'è Gianna, Marianna. Ti salutano tutti. Buonasera al grande Sandro Acerbo, Riccardo, Ivan, e c'è anche Saverio, Giovanni, mitico Sandro Acerbo. Me lo ricordo. Fin dai tempi di Harry Kane Polimar, te li ricordi questi cartoni animati? Ma come li vivevi i cartoni animati all'epoca? Te? Ma guarda, questa è una seconda fase cartone animato, perché la prima fase è quella dei classici. Io ho doppiato La Carica dei 101, sì, con la quale ho iniziato il doppiaggio praticamente. Ho doppiato Mary Poppins, ho doppiato Bambi, La Spada nella Roccia, quindi erano quelli, erano i classici, un po' d'autore, diciamo, no? La grande cinema d'autore Disney, di cartone, no, animato. Poi arrivi a un certo punto in cui non hai più la vocettina da bambino per fare quel tipo di cartone, e passa. Allora fai Harry Kane Polimar. Harry Kane Polimar era il grande eroe, ma io racconto sempre un aneddoto. Ero ospite premiato a Romix che fanno alla Fiera di Roma. Alla Fiera di Roma, un po' di anni fa. E mi chiama la presentatrice: Sandro Acerbo ha doppiato Brad Pitt, Will Smith, e vedevo che lì si raggruppavano sotto al palco un sacco di ragazzini. Ho detto: vabbè, vedi che curiosi, eccetera. Sì, vabbè, ringrazio il premio, grazie a tutti qua, e la scendo sotto. Che cosa stavano aspettando? Che io facessi la voce di Harry Kane Polimar. No, vabbè. De Brad Pitt e Will Smith non gliene poteva. Io un po' questa cosa la vivo con Kenny il Guerriero, anch'io, perché ce l'avrò sempre come così, agita, così, come immagino proprio il baluardo. Però insomma, quindi poi a un certo punto il doppiaggio diventa lavoro. Guarda, chi è? Questo è grande, questo lo sa. Marty McFly. Tra l'altro ho avuto qui qualche settimana fa Teo Bellia, che aveva fatto il primo lui, sì, e poi tu hai fatto il secondo e il terzo. Sì. Com'era quel doppiaggio? Di cosa ti ricordi te? Perché poi quello è diventato, forse, non lo so se nel farlo poteva avere l'aria di un classico, di un cult quel film. E poi è diventato un cult strepitoso. Guarda, che fosse nell'aria il fatto che diventasse un cult, l'abbiamo c'era, vissuto dai provini. Perché il primo film sono stati fatti, non mi ricordo, 200 provini, una sì, cosa impressionante. Poi Zemeckis, insomma, porca miseria, facevano i provini come le eliminatorie dei Champions, per cui siamo arrivati alle semifinali e poi alla finalissima, dove siamo arrivati io e Teo, e ci tenevamo tutti e due tantissimo, perché poi il contorno era proprio importante del film, si vedeva, di grande livello, si vedeva. E mi ricordo che quando arrivò la risposta e che avevano scelto Teo, io
rimasi molto male perché ci tenevo moltissimo. E... per cui si sapeva. Poi però hai dato una zampata successiva. Sì, sì, ma poi non... guarda. Per tanti motivi. Qualcuno insomma. Me lo chiede, ma se devo essere sincero, se io non mi ricordo perché c'è stato questo passaggio da Teo a me. Una cosa che riguardava società, le alte diceva sfere, Teo, le alte, sì, sfere, alte sfere, sì, discorsi delle quali societari. Noi non c'entravamo niente, capito? Sì. Discorsi societari che hanno portato a quel punto la mia società, io appartenevo già alla CDC, hanno portato, siccome all'epoca c'era una protezione assoluta e totale dei soci, come no, e allora hanno portato a dire, beh, allora se il film lo prendiamo noi lo facciamo fare a quello che era arrivato in finale proprio. Comunque era uno degli scelti da, certo, e allora l'ho fatto io, devo dire mi sono divertito veramente tanto. Bel doppiaggio divertente. Proprio divertente. Ma a proposito divertente. Di questo, il divertimento in sala, ci sono anche molte persone che chiedono, ma voi in sala vi rompete le scatole, ma voi come la vivete la sala? Com'è? Per te com'è la sala di doppiaggio? Che io ripeto, tu non hai, un po' come me, non ce l'hai un ricordo, dici un momento della mia vita senza la sala di doppiaggio. No. Non c'è. Cioè, ti ha sempre accompagnato, ha sempre fatto parte, sì, no? Sì, sì, sì. Guarda, io lo dico sempre, non si può arrivare a lavorare da 55 anni, quanti sono gli anni in cui io lavoro. Tu stai davanti al leggio, davanti al microfono. Non puoi lavorare per 55 anni continuando ad avere lo stesso entusiasmo, senza divertirti in maniera assoluta. Del tuo lavoro non puoi, nel senso che io vedo tanta gente molto spesso nelle ultime generazioni lo considerano solo un lavoro. Cioè è importante farlo, si guadagnano i soldi, ti danno da vivere, vivi bene, a volte anche soddisfazioni non di tipo solo economico, eccetera eccetera, però così è la morte di questo tipo di lavoro. Cioè il mio vantaggio è sempre stato di andare in sala la mattina e di essere contento di andarci come il primo giorno. Poi è evidente che tu fai sia cose che ti piacciono e che ti danno soddisfazione e cose che magari fai perché devi farle, perché è un lavoro, perché è lavoro, perché è lavoro, perché non ce lo devi chiamare. Però sempre guai un lavoro. guai a dimenticare l'aspetto più bello, cioè proprio perché il nostro lavoro è un lavoro veramente diverso dagli altri. Cioè non è un lavoro, tu vai dentro uno studio, dentro una banca, dentro un supermercato, fai un lavoro ripetitivo, ma non hai quello che abbiamo noi, questo passare da New York a Casablanca in un attimo o da Bangkok, capito? Sì, oppure da Brad Pitt all'attore italiano in un secondo, capito? Questo è il fascino e il vantaggio del nostro lavoro, quello di essere sempre diverso, comunque sempre vario, sempre divertente. E poi noi ci divertiamo perché siamo dei cazzaroni e quindi ci piace. Non è male, non è male. A me da quando ero ragazzino che me lo dicono, quindi. C'è Luca che ci chiede un in bocca al lupo per l'esame. Dici che esame è, Luca, ma volentieri, insomma, assolutamente un bocca al lupo. La maturità o l'esame di terza media? Marco, ciao Alessio e Franco, vi seguo sul tubo perché Facebook fa le bizze. Vi ricordo un'altra volta, su YouTube trovate la trasmissione, quella con le telecamere e la grafica. Qui c'è questa trasmissione qui, che è un muletto per comunque andare in onda su Facebook, perché Facebook stasera non mi ha mandato in onda. Zuckerberg, io ti adoro, ti amo, ti voglio veramente adulare come un mito, con un totem, e poi potrei sapere anche che farne di quel totem, sinceramente. Allora, da dove si può vedere la diretta? Pagina Facebook, scusate, pagina YouTube Radio Cigliano, tanta la stessa parrocchia, non succede niente, se andate là ci vedete in HD. Allora Ivan, buonasera, siete grandi come sempre, di maturità, in bocca al lupo veramente. Buonasera a tutti, siete grandi come sempre, da Angie e Marco, associazione attivisti gay Harvey Milk Onlus, e tutto lo staff di Radio Social 5.0, grazie per essere con noi. Li leggete i commenti, li stiamo leggendo adesso. Ciao Ale, come va Sandro? Hai realizzato il sogno di Christian, perché Sandro fece Polimar e lui, che è un appassionato di anime, veramente ti adora. CSI New York. Eh già, sì. CSI New York. Sì.
Mentalist, insomma, per ricordarne alcuni. Sì. Come stanno? Come ti trovi tu col seriale? Cioè, prendere un attore e portarlo avanti per tanti anni, perché queste sono serie che vanno avanti da una vita. Bene. Mi trovo bene, nel senso che poi dopo un po' quell'attore diventa quasi parte di te. È vero. Ne conosci tutte le sfumature, il modo di fare, il modo di recitare, lo segui meglio. E quindi, devo essere sincero, io quando mi venne affidato da Roberto Chevalier su CSI New York il personaggio, lo trovavo, come dire, un attimino più maturo della mia voce come aspetto. Solo che Roberto me l'aveva ridato perché io avevo doppiato Gary Sinise nel famoso film, quello dell'atterraggio delle come si chiamava? Guarda, siamo due qua. Ciao Core. Va bene, già doppiato, ma sicuramente ce lo dicono. Guarda, sì, adesso qualcuno sicuramente dirà, qualcuno ce lo dice. Va bene. E quindi te l'ha dato. E quindi me l'ha ridato, ovviamente. E lì per lì ho detto: bah, proviamo, chissà, cerchiamo di. Invece, poi lui mi ha aiutato. E io anno per anno sono entrato in questo personaggio. Alla fine, e siamo arrivati fino al nono anno con una CSI New York, e oramai era diventato di casa e me lo sentivo, non dico cucito addosso, ma comunque molto tuo, molto adatto alle mie corde. Poi non parliamo di The Mentalist, ma lì è proprio fortuna, capito? Cioè lì ti capita di doppiare un personaggio di quel tipo, con quel fascino, con quella simpatia. Gli vai proprio dietro sì, perché lui è veramente non mi ricordo come si chiama l'attore, ma veramente la cosa è Patrick Jane, però lui si chiama Naye. Signori, un po' di Acutil fosforo ci fa bene a tutte e due qua. Io l'Acutil fosforo l'ho usato sotto l'esame di maturità sperando che mi aiutasse, mi è servita una mazza. Poi praticamente arriva, non crediate, sì poi ma arriva tutto, ma poi siete che mi accendo e dico la cosa e dici la cosa. Duncan Apollo 13 Apollo 13 era e Duncan MacLeod, un saluto speciale al signor Sandra Cerpo, col quale ci siamo incontrati alle Gio d'Oro ad Alghero nel 2014. Ah, hai capito, tante premiazioni. Tu ci vai volentieri alle premiazioni del doppiaggio? Sarebbe ipocrita dire no, non mi piace. C'è chi invece, guarda, non le amo, le vede con difficoltà, non andare perché non sono cose fasulle, non è perché no, niente, certo. Ti premiano, riconoscono il tuo lavoro, tu sei contento di che venga riconosciuto. Poi se vai anche ad Alghero, per esempio, che è una città meravigliosa. Ad Alghero ho fatto una vacanza bellissima nel senso che purtroppo non poteva venire mia moglie perché aveva un impegno di lavoro molto importante e non poteva muoversi, e allora ho detto a mio figlio: vieni con me. E certo, siamo andati ad Alghero, a parte la serata divertentissima, il premio eccetera, alla mattina siamo andati al mare, ci siamo fatti una mangiata sulla spiaggia insieme al mio amico Francesco Brando, che era premiato anche lui, e siamo stati proprio alla grande. Il giorno dopo abbiamo fatto un'altra bella passeggiata sul mare eccetera, e siamo tornati, il tutto, cioè, come lo vuoi dire? Non lo amo. Come lo vuoi dire? È bellissimo. Ma magari tutti gli anni. Infatti, perché invitateci che veniamo, soprattutto se sono località così, perché ci sono anche magari località un po' più amene, ma questo non è male, è una bella località. Certo. Allora, ci salutano anche Valeria, Paolo Covini, ciao Isabella Paolo. Isabella Marucci ci sta guardando. Sempre un piacere ascoltare i vostri aneddoti da parte di Carlo. Sasha, che serata, la voce di Brad Pitt e Will Smith. Senti un po'. Allora, rompiamo il ghiaccio con Brad Pitt. Com'è Brad Pitt? Com'è doppiare Brad Pitt? Guarda, quante l'hai fatto? Tu l'hai fatto in tantissimi film. Credo di averlo fatto quasi 30 volte. Nel senso che credo su 35. Sì. Una cosa del genere, sì, più o meno, sì. Credo su 35. E dal 1992, quindi sì, 25 anni. Devo dire che inizialmente, infatti racconto sempre l'aneddoto, no? Il primo a darmi Brad Pitt fu il povero Cesarino Barbetti in un film che si intitolava In mezzo scorre il fiume, sì, diretto da Robert Redford. Bellissimo film, e Brad Pitt faceva il ragazzo, uno dei ragazzi della famiglia, e lui, come motivazione per avermelo dato, mi disse: Sandro, ti ho dato questo attore, non mi ricordo come si chiama perché all'epoca non era nessuno, mi disse: però guarda, è bello.
Ah, vabbè, allora. Doppialo bene perché questo ti rimane. Allora. Ha detto, vabbè, lo doppio bene, va. Lo faccio bene, cioè provo, provo a farlo bene. No, poi è diventato pure un grande attore, questa è la realtà. Cioè, sì. All'inizio era solo bello. Nelle ultime performance ha imparato. Vabbè, perché poi noi ci accorgiamo anche di queste cose. Ci accorgiamo quando fanno gli step, cambiano. Magari hanno cominciato perché erano belli, semplicemente. Un po' il bello che non balla, no? Così. Però poi alla fine. Poi adesso, ultimamente è un piacere doppiarlo proprio per questo. E lo faccio sempre molto volentieri. Molto bello. Allora, c'è tanta gente veramente. Alessandro mi chiede, ma perché c'è la telecamera storta? Perché la telecamera bassa? Perché abbiamo dei problemi su Facebook? Alessandro, siamo in diretta su YouTube. Questo, Alessandro, è il mio alter ego. Acerbo che in inglese si dice... Come si dice acerbo in inglese? Tu lo sai? Acerb. Si dirà acerb. Non lo so, aiutateci. Dobbiamo dire green. Green, un po' green. Alexander Green. Always Green si dice. Alexander Green. Grande Sandro, la voce, eccolo qua. Simon Baker, ecco, di Mentalist, vedi, ci hanno ricordati. Mitico Marti, siamo un po' indietro con i messaggi, andiamo avanti così non lasciamo indietro. Domanda per Sandro: quale cartone animato ti è piaciuto di più doppiare? Tutti ti ricordano sicuramente per Harry Kane, ma tu ne hai fatti tantissimi. All'inizio io ho doppiato tanti cartoni animati, ma sicuramente quello che ho più nel cuore e la carica dei 101. Beh, perché è stato il mio inizio e vabbè, insomma, mi è rimasto nel cuore. Senti un po', ma invece il bambino di Mary Poppins, tu ce l'hai, ricordi di quel doppiaggio? Che stavamo sempre insieme io e Liliana Sorrentini, certo, con Liliana, la ragazzina, e poi all'epoca tu vivevi tutto il film, nel senso che, poiché non c'erano grossi problemi economici, non è come adesso che si risparmia, che è un casino, anche sulla carta igienica, all'epoca l'assistente faceva il piano di lavoro andando dall'1 al 15, dal 15 al 30, dal 30 al 45. Di fila. Quindi chi di capitava fila in quei numeri di anelli andava in sala. Quindi tu praticamente, se c'avevi 20 anelli in 10 parti del film, tu praticamente passavi tutto il film in sala, magari dicendo 3 battute al giorno, però stavi sempre lì. Quindi te lo sei visto proprio con Oreste, con Maria Pia. Tutto. Poi c'è stata pure l'esperienza del canto, che è stata divertentissima. Insomma, dai, abbiamo fatto cose molto divertenti in quel film. È stato bello. Allora, io adesso direi che ci pigliamo un attimo di respiro, che poi lo sai, non è proprio un respiro perché la diretta continua, soprattutto su Facebook, e iniziamo con un brano musicale, musicale che hai portato. Tu hai portato 8 pezzi e vuoi partire con questo pezzo qui, che è un pezzo del 1970. Questo pezzo qui, questo grande, vabbè, anche un pezzo da 90, se dobbiamo dire la verità, lui, lui che cosa ti dà, che cosa ti ha portato lui? Allora, perché l'hai portato stasera? Io l'ho portato i pezzi che rispecchiano il mio camminare nella vita. Sì. Nel senso che questo pezzo mi ricorda i tempi della scuola, esattamente i tempi spensierati del liceo, le prime cotte, le prime feste. Questo era immancabile. Questo era un must. Che scherzi. Era un must. Per cui questa è la prima parte della mia vita, diciamo, a parte tutta il pregresso, il momento in cui cominci ad avere i primi innamoramenti, prendere consapevolezza con te e con il gentil sesso, insomma, quando si ballava così, no? Si ballava tenendosi per mano dritti, e questo qui devo dire che mi dava grandi stimoli, grandi stimoli. E allora ascoltiamocelo, primo brano portato da Sandro Acerbo stasera a Dopo Cena con grandissimo Battisti Mogol, è una coppiata eccezionale. Pezzo del 1970, strepitoso, mi ritorni in mente in diretta su Radio Cigliano. Mi ritorni in mente. Bello, che bello. Ancora grande pezzo. E allora siamo adesso con voi, devo dire di YouTube, ma anche di Facebook, perché stiamo facendo un gran casino, un gran purpurri di trasmissione. Ripeto, che cosa è successo? Che Mark Zuckerberg stasera ha detto
non trasmettete, non potete trasmettere. E vabbè, e allora non riesco a trasmettere su Radio Cigliano, ma posso trasmettere con questo telefonino. Guarda, sulla pagina. Siamo qua. Siamo qua, siamo là. Veramente, e siamo circondati da telecamere. Scusa. Ma questo che mi vuole dire? Sandro, quanto ti... Adesso lo vediamo perché sta più in basso. Andiamo avanti. Quindi ricordo che voi che siete su YouTube, adesso la vedete dal telefonino, sembra un po' brutta la trasmissione. Andate sulla pagina YouTube Radio Cigliano. Lì c'è lo streaming in diretta della trasmissione. Prima volta che trasmettiamo in diretta su YouTube. Quindi spero che vada. Qui vedo che funziona, è tutto verde. C'è un pallino verde che ci dà un conforto. Assolutamente un conforto. Pagina YouTube. E condividete comunque sulla pagina Facebook. Allora, Alessandro Bianconi lo mette in difficoltà? Assolutamente no. Dal mio canto mi hanno insegnato ad amare questo lavoro. Sta parlando di quando dicevamo che magari non ami il lavoro, l'idea di farlo, e parlo ancora da studente, da ragazzo che studia. Sandro, tu mi hai creato, dice Christian, il mio anime preferito, il mio nick e il mio cosplay è proprio Polymer. Grazie di esistere e di averci dato la possibilità. Buongiorno carissimi, un saluto da Malta. Ci stanno seguendo da Malta, Sergio si ascolta da Malta e ci sono 34 gradi a Malta, t'assicuro che ce ne quanti stanno più? Abbastanza qua, pure qua. Ricordo con affetto il giorno in cui Sandro mi accolse la mia richiesta e mi fece un provino alla Sefit a via dei Villini, a via dei Villini. Tra i primissimi che ho fatto, grazie ancora. Evviva, grazie veramente, prego, Sandro. Prego. Anche su YouTube siete grandi. Oramai grazie se ne fanno a te. Pochi dei provini. È un lavoro di veri professionisti, sì. Io posso dire che cioè tu vai in onda, in televisione, certo, al cinema, bella faccia, ma poi non parli, non biascichi. Ieri sera ho visto una cosa, Alberto Angela, che ha fatto una ricostruzione di Venezia, molto carina, e ci stava un'attrice che poi alla fine se l'è anche cavata, però si sentiva che non era proprio, non c'aveva il mezzo vocale libero, diciamo. Qua si sente tutto e qua o lo non sai vai fa, avanti o non lo sai fare. Poi ti farò una domanda invece su chi magari non... è un po' abusivo nel nostro ambiente. E allora sto su Facebook, è l'ora di mandare il montaggio su WhatsApp. Adesso lo mandiamo. Marco Bonardelli. Allora, anzi, non lo posso mandare. Anna Rita Pasanini. C'è anche Anna Rita, evviva! Ciao Anna Rita. Allora, voi col vostro lavoro fate la cosa più importante, emozionate la persona, ci siete entrati nel cuore fin da quando eravamo bambini con le vostre voci e i vostri personaggi, grazie in parte di averci cresciuto, perché poi è vera sta cosa, un po' li abbiamo cresciuti veramente. Sì. Torniamo in diretta anche sulla radio. E questo era il primo brano di Sandro Acerbo, Mi ritorni in mente, Lucio Battisti, alle 21.35 in diretta su Radio Cigliano, in diretta su Facebook con un muletto, su YouTube, prima assoluta, con la trasmissione, con tutte le grafiche, e va a finire che forse ci sposteremo anche su YouTube se Mark Zuckerberg continua vediamo, a fare il birichino. Se ha sentito. Vediamo, assolutamente. Ciao Sandro, volevo dirti che è grazie a te... E grazie a te Seven è diventato uno dei miei film preferiti. Troppo buono. Senti un po', tu ne hai doppiati 30 di film di Brad Pitt. Qual è stato quello più difficile? Fight Club? Sì. È stato complicato? Perché ho dovuto modificare l'impostazione della voce, il modo di recitare. Tant'è vero che all'inizio il funzionario della credo che fosse Medusa il film. Sì. Venne e mi disse: Sandro, guarda che non lo so se stavolta ci riesci, sta nelle tue corde. E ho paura che questo stavolta. Capirai, ti ha detto sta cosa. No, io gli ho detto, no, sono stato, devo dire. Gli ho detto. Politico. Ho detto, guarda, facciamo una cosa. Hai detto che devi fare il trailer. Facciamo il trailer e vediamo quello che succede. Se ti piace sul trailer, poi magari proviamo a fare il film. Certo. Tu il trailer là abbastanza, anche se un trailer è poco probante, insomma, no, non è che è proprio anche perché se capisce niente dal trailer è un casino. Insomma, abbiamo fatto il film, ho faticato come una bestia perché la sera andavo a casa col mal di stomaco per tenere tutto sto diaframma schiacciato. Però poi devo dire che almeno ha detto il risultato c'è stato, tanti, eh? Il risultato è arrivato. E invece guarda, il film di Brad Pitt che hai doppiato hai detto vabbè, questo se non lo faceva era meglio. Quello che ho fatto con la moglie. Ah, quello lì. Quello recente poi. Come si chiama? Con lei? In Francia. Mamma mia. Non si poteva vedere. Per favore, allora c'era, è molto carina, ho letto che c'era. Marianna Danna sì. Ci ha suggerito il titolo di Apollo 13. Ci suggerisci anche questa?
di questo film che non me lo ricordo. Con Brad Pitt e la moglie. Con Angelina Jolie, regista Angelina Jolie. Angelina Jolie, eh sì. Se aggiudicici il quello titolo. Quello proprio inutile. Infatti, serviva a niente? Credo che abbia incassato fra le 8 e i 16 euro. Nemmeno miei poi. No, non ci sei, sei andato. No, manco i nostri ha preso. No, no. Allora, ciao Alessio, è un caro saluto a Sandro con cui ci conosciamo da 10 anni. Non posso non ricordare sì, il suo lavoro in Ritorno al Futuro. Perché sentì per la prima volta la sua voce in quel film. Lui e Dario erano straordinari su Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Grazie Marco, un saluto. Allora, da non dimenticare anche il dottor Wells in Flash. Ah, è vero. Vedi? Che finito poi, adesso. È appena fatto? È finito l'ultima puntata della terza stagione. Vabbè. Poi noi succedono queste cose, noi a volte siamo impegnati in cose, poi non lo sappiamo quando tornano, perché quando arrivano, arrivano, non sappiamo nulla. Allora, Sandro, come ti sei trovato a doppiare Eddie Murphy? Allora, dimmi un po'. Sarà un caso, ma Eddie Murphy, dopo che l'ho doppiato io, ha smesso. L'hai massacrato, non è vero. Non ci credo, no, no, dai. È che era già incalando all'epoca degli sì. ultimi film doppiati dal povero Tonino, che fra l'altro era eccezionale, lo faceva benissimo. Lo prendeva bene, l'aveva preso veramente poi, bene. Poi, purtroppo, già negli ultimi tempi della sua vita avevano cominciato a pensare a una sostituzione, perché poverino Tonino aveva grossi problemi con la bocca, e quindi poi però per fortuna Eddie Murphy non ha fatto tanti film. Poi quando Tonino se n'è andato è arrivato il primo film, abbiamo fatto un sacco di provini e la Universal hanno scelto me, però avevo l'impressione dell'attore in abbandono totale, cioè oramai quello che poteva dare l'aveva dato. E quindi va bene così. Poi forse anche la sua comicità era più anni 80. Sì, sì, è un po' datata. Una poltrona per due, insomma, i film che ha fatto. Lì era divertente, sì. Ma adesso pure la risata, quella cosa lì che ha inventato Tonino e che io ho cercato l'hai di un po' non scimmiottata, uguale, no, l'ha rifatta tua. Ma proprio per evitare di fare l'imitazione, sì. Ma sì, capito, come si fa? No, no, non è sua, cioè lui il marchio di fabbrica è suo. L'aveva inventata lui, per certo. Quale motivo? Non si può fare proprio, cui, non è bello. Detto fra noi, seppure non fa più film, pazienza. Non ci manca, non ci se, manca. Se serve lo rifaccio, ma... Ti chiedono come mai non hai doppiato Brad Pitt in Troy e The Consular. L'aspettavi, dai, questa domanda, dimmi di sì. Hai visto quello che si mette il tovagliolo e ride? Le forchette ce l'hai, il coltello ce l'hai? Sì, sì, dai, sei pronto? No, vabbè, niente, nessuna polemica, non... È che... Come posso dire, ci sono alcuni nel nostro mestiere, nel nostro ambiente, che ogni tanto pensano di poter reinventare questo mestiere. Sì. E quindi trovando delle soluzioni alternative che per loro sono geniali, poi fanno invece cagare a volte. Sì. Ma voglio dire, i professionisti che mi hanno sostituito in questi due film, uno è stato in Troy, è stato Loris Loddi, quindi un grande professionista. Nell'altro è stato Adriano Giannini, nulla da dire, anche se lo preferisco come attore di presa diretta che come doppiatore, però è un fatto di gusto personale. E la cosa incomprensibile è che, per esempio, su Troy, se tu vuoi fare il cambiamento epocale, lo fai mettendo una voce completamente diversa, certo, da quella che... Non metti una voce abbastanza vicina nella vocalità alla mia. Poi ho scoperto che l'idea era venuta a quel simpaticone del regista di Troy, che aveva America. Deciso di cambiare le voci di Brad Pitt in tutto il mondo, tant'è vero l'ha cambiata anche in Germania. E sai come fa? Tu lo sai benissimo, i provini che tu mandi in America non vengono ascoltati sulla base della vocalità, dell'aderenza alla faccia oppure dell'interpretazione, certo. Vengono messi su una traccia video, paragonati alla traccia video dell'originale, e quello che si avvicina di più a quella traccia video è il provino che viene prescelto, che è una cazzata. Quindi assoluta, è una scelta meramente tecnica, veramente tecnica, ma assolutamente inutile, perché non c'ha motivo. Esatto, non ha veramente questo motivo. È stato per Troy. Per The Consular preferisco non commentare, però voglio dire una cosa importante su The Consular, che ho trovato, compreso il qui presente Alessio, ho trovato una grande solidarietà da parte dei colleghi. Tanti si sono rifiutati di andare a fare il provino
non ritenendo giusta una sostituzione senza una reale motivazione. E per cui tra l'altro in quel film c'era Fassbender, quindi perché chiedermi a me il problema se appunto, c'era Fassbender, che non l'ho fatto tra l'altro, vabbè. Ecco, e quindi che non l'ha fatto manco Francesco, quindi no, capito, un incidente di percorso, sì, chiamiamolo così, incidente di percorso che a volte succedono. Io voglio ringraziare per la condivisione Teresa, Sergio che ha condiviso su Facebook, non ci resta che nerdare, che ci segue sempre, foto doppiate, la pagina meravigliosa di Facebook di Lillo Carpino, e andate Alberto a vedere, ci sta Anna Rita Pasanisi, c'è cioè Alberto Angrisano, c'è Luke Castelli, e c'è anche Saso che ha condiviso insieme a Federico, e anche Giuseppe ha condiviso. Roberto, grazie per la condivisione. Carlo, grazie. Francesco, grazie per la condivisione anche a te, anche a Roberto, un altro Roberto, e anche a Riccardo e Antonio, grazie veramente. Gianna, Leila, guardate quanti siete, ma vogliamo ancora di più, condividete. Marco ancora ha condiviso, e anche Saso, e anche basta, Gianna ha già condiviso, Emanuele sempre e immancabile insieme a Luigi e a Giovanni e a Marianna, grazie per le condivisioni. Ci piace ringraziarvi uno per uno, perché Radio Cigliana è questo, le condivisioni sono la nostra maniera di farci pubblicità basata unicamente sul gradimento. Se vi piace condividete, se non vi piace andate a vedere che c'è su Rai 1, su Rai 2, da tutte le parti, perché stasera è giovedì che c'è gnocchi, giovedì, no, gnocchi. Però allora senti, ricordano una cosa che a me mi ha fatto impazzire, Jack Tripper, Tre cuori in affitto. Anche Isabella l'altra volta si ricordava. Guarda, aspetta, devo dire una cosa. Voglio salutare Isabella ed Emanuela Rossi, perché le tue compagne di avventura, sì, in Tre cuori in affitto, abbiamo vissuto un periodo di vita eccezionale. Era un grande divertimento ogni volta la mattina andare allo studio 23, mi ricordo ancora, a doppiare, ci divertivamo come matti. È stata grazie una bella lavorazione. A Tre quella. Cuori in affitto. È stata, vabbè, divertente la serie. Lui bravissimo, lui io secondo bravo, me bravo. Ma, proprio ma voi tre strepitosi. Guarda, che le serie più divertenti che ho doppiato sono state quella e la serie con Michael J. Fox che faceva il repubblicano. Te la ricordi? Non me la ricordo. Che era fine anni 80, anni 90, mo ce lo dicono, mo ce lo dicono. Subito, dai. Ditecelo. Allora, Polimar, ma anche Teccaman, no, e vabbè. Poi Fox e Smith, due miti degli anni 80 e 90, grazie a voi di essere qui, veramente. Ci piacete anche con questa inquadratura. Vi guardiamo, questa qui, questa bassa. Vi guardiamo un po' poco, ma perché ci abbiamo un po' di cose intorno, sì. Capito? C'è un po' di tecnologia, si presta alla NASA oggi. Ciao Lorenzo, anche per me la stessa cosa, dice Marco, bravissimi entrambi, due grandissimo, un saluto da Padova da parte di Matteo. E Michele dice, se può sembrare un'affermazione esagerata, ma in buona parte siete stati coloro che ci hanno accompagnato nella crescita, tutti voi doppiatori. Grazie. Le nostre voci, poi sai, era un po' particolare. Io quando facevo doppiaggio e dicevo ai miei amici delle medie e del liceo, sai, vado a fare doppiaggio, all'epoca non si sapeva che cos'era, nessuno lo sapeva, nessuno capiva, tutti dicevano che se cos'è. Ti posso raccontare un aneddoto? Me lo devi raccontare, che lo racconto a tutti gli amici quando siamo al ristorante eccetera, no? Beh, spesso mi chiedono, oramai non più perché è diventato quasi un tormentone, mia moglie da casa dirà, ecco, mo racconta sempre questa, la solita solfa, porca miseria. Scusa amore, sto alla radio, lo te tocca, te tocca. Allora, io studiavo con un mio grande amico, pensa, un amico che ho conosciuto alla prima media, e siamo amici ancora, ci vediamo, facciamo le vacanze insieme, quindi un'amicizia veramente consolidata. E agli inizi della scuola noi studiavamo anche insieme, molto spesso però io gli davo buca perché allora, c'avevi da lavorare, cioè, no, però io non potevo di niente perché i professori non volevano. Allora io stavo zitto, allora lui mi diceva oggi vieni a studiare da me, no guarda non posso, un altro giorno dicevo non mi sentivo bene, un'altra volta, vabbè. Poi a un certo punto la situazione era più tollerabile perché pensa che in un trimestre la professoressa di italiano ha scritto che ne so, c'avevo tutti sei, potrebbe fare di più ma purtroppo è sofferente perché c'avevo non so quante giustificazioni per indisposizione, febbre, solo tutto. Quindi tu non dicevi neanche ai professori? No, niente. È vero che quando l'ho detto la professoressa non è rimasta molto contenta. Neanche la mia, pensa, neanche la mia. Allora a un certo punto ho deciso che con i miei amici, quelli più intimi,
dico, beh, vabbè, ma almeno a loro possono dire la verità. Cioè, adesso si avvicina la maturità, dobbiamo studiare tutti insieme, insomma, come possono dire? Allora, questo amico che si chiama Alfredo e che saluto se mi sente, allora un giorno mi dice, ma oggi pure non vieni, ma dovevamo ripassare, avevamo detto c'era Greco, ma che... Ho detto, vabbè, Alfredo, te lo devo dire. Guarda, io purtroppo lavoro. Ah, lavoro? E che lavoro fai? Allora, io ho detto, faccio il doppiaggio. All'epoca, adesso tutti lo sanno, ma lui fa il doppiaggio. E che è il doppiaggio? A che io gli spiego un attimo, beh, sai, con la mia voce, io la recitando, la metto sulla faccia dell'attore, cercando di andare in sintonia con le labiali. Lui mi guarda un attimo, una pausa veramente comica per quelle... tempo comico perfetto. Mi guarda e mi fa, te, con sta voce a cazzo. Praticamente ha stroncato la carriera. Era da ricominciare, da fare altro lavoro praticamente. Grandissimo. Sì, perché poi erano cose che all'epoca non si conoscevano, non si sapevano. Io ero un po' più giovanetto, ma insomma manco tanto. Quindi veramente io dicevo faccio il doppiatore. Poi tra l'altro ai miei professori lo dissero, i miei compagni di classe, perché io l'avevo detto a un paio di compagni di classe dicendo zitti, non dite niente. E loro invece, perché un inizio di anno, credo in primo liceo, in quinto ginnasio, io feci 3 settimane di assenza perché dovevo lavorare la mattina e non c'erano cavoli, e andava così. E, tornato, trovai la professoressa che mi guardava, professoressa di italiano, quindi quella un po' più temuta, al classico, che mi guardava malissimo. E io cercai di capire, e un giorno, però non chiesi perché non mi era passato, ho detto vabbè, ho fatto 3 settimane d'assenza, ho detto che c'avevo dei problemi familiari. E quando un giorno uscendo da casa mi dice Cigliano, vieni un attimo qua, tutti fuori dalla cattedra, ma tu lavori? E io dissi sì. Gliel'hanno detto? Sì. E dissi sì, lavoro. E lei fece, secondo me è una grande cazzata. Secondo me è una grande cazzata. Io lo rispetto, guarda. Sì. Lo rispetto perché... Perché sì, perché poi ognuno ha la sua sensibilità. Guarda, poi devo dire che a casa sono testimoni, mia moglie soprattutto, mi sono fatto un notevole sedere per continuare ad andare avanti negli studi, laurearmi e lavorare contemporaneamente, ai ritmi, certo, in cui ho lavorato. Certo. Insomma, quando fai 3-4 turni al giorno e poi... si avvicina l'esame e devi andare la notte studi o studi il sabato e la domenica. E c'è Ciguri che ti dice domani ci vediamo. Ho trovato una santa come mia moglie, che per fortuna anche lei era una studiosa di fisica, e quindi il sabato e la domenica lei capiva che io dovevo studiare e studiava anche lei. Certo. Figurati se avessi trovato una che invece non mi fregava niente. Ma io voglio uscire, capito? Metteva veramente nei guai. Non era comunque... Era... Anzi, Mr. e Mrs. Smith rispetto a By the Sea era un capolavoro, ragazzi. Che scherziamo? By the Sea era una rottura di scatole infinita. Ricordo che lo doppiavo, c'era Rodolfo Bianchi direttore. Ogni tanto mi giravo e dicevo, ma sta scena? L'hanno girata, noi la doppiamo. Poi Rodolfo, me lo immagino che ti dice: doppiala, che dobbiamo fare? Allora, come dimenticare Teccamen? Chiara dice, ci dice anche lei: Balde sì. Donato, ciao, che è appena arrivato. Come mai c'è oggi questa visuale? Perché Facebook non ci fa trasmettere. Ma il video lo trovate su YouTube, pagina di YouTube, c'è la diretta del video in questo momento che sta andando con qualche drop frame. Però insomma, poi il video lo troverete in HD sulla pagina di Radio Cigliano di Facebook, di YouTube, scusatemi, appena finita la trasmissione. Allora, c'era anche Vittorio Guerrieri che faceva Larry. Michael J. Fox è un mito per molti della mia generazione, una persona straordinaria, un attore geniale. Sandro, l'hai mai incontrato Michael J. Fox? Purtroppo no. Poi da un certo punto ha dovuto anche smettere, purtroppo. Sì, lavora, fa qualcosa, ma poverino con la malattia che ha, non... più di tanto non credo possa fare. Ti fanno una domanda insidiosa, una domanda al mitico acerbo: tra i doppiatori della tua generazione, quale preferisci? Della mia generazione? Questa è spinosa, Emanuela Rossi. Brava, bravissima, veramente. Grande compagna di regia tantissime volte, in continuazione.
Allora, Emanuela era Casa Keaton, vedi? Casa Keaton, sì, Casa Keaton. Grazie Marco. Emanuela dice: allo studio 23 era una bimba e veniva a spiarvi, che ricordi, allo studio 23 quando doppiavamo. Tre cuori in affitto, la mia infanzia, Casa Keaton. Mi spieghi il 26esimo episodio che finisce in quella maniera aperta? Come ci sei rimasto? Probabilmente di Teccamen, tu te lo ricordi? Ragazzi, ma come facciamo? No, ma come possiamo fare, capite? No. Cercate di capire, no, veramente. No, non è possibile. Scusa, chi è? Scusa, aspetta, chi è? Corrado. Scusa, no, Christian. È Christian. Scusa, Christian, non me lo ricordo, ma è l'Alzheimer. Vabbè, chiamalo Alzheimer, no. Ma tu, allora, l'altra settimana è venuta Domitilla che gli dicevi, ma quel sospiro che hai fatto in un... Certo, me lo ricordo, e ti sciorinava che veramente lo sapeva. Tu ti ricordi tutto? No. Niente, a casa mi prendono in giro. No, no, ma che, guarda, a siamo casa due. Mi prendono in giro perché io torno, premesso che si parla pochissimo, per fortuna, di lavoro, nel senso che mia moglie fa tutt'altro, i miei figli fanno tutt'altro, quindi a tavola si parla di altre cose, però poi ci capita anche che, vedendo magari una cosa in televisione, mio figlio, mia figlia, mia moglie dicano: ah, ma questa qua quando l'hai fatta? E io non mi ricordo una mazza. Certo. Ma perché so io quello? Sì. La domanda a volte è... sì, dici, ma questo quando l'ho fatto? Ma perché mi hanno clonato la voce? No, le cose importanti me le ricordo, però certo. Però quante volte, ragazzi, siamo entrati in sala per un personaggio e un come si chiamano? Una guest star che magari ha fatto un ruolo importante, sì, in un film, certo, che però noi abbiamo fatto in un turno, in due turni, sì, e poi passa via così. Vediamo un po' di immagini di WhatsApp. Questo è Christian con le sue immancabili cuffie che ci... scusate, Emanuele, che ci segue con le sue immancabili cuffie e ci fa vedere che ci sta ascoltando. E da Radio Cigliano ci ascoltate un po' meglio che da Facebook, non so, su YouTube, ditecelo voi. Andiamo a acchiappare qualche altro qualche altra immagine. Saluti da Milano, da parte di Marco. YouTube è favoloso, meno male che funziona, siamo contenti. Ciao Alessio e ciao Sandro. C'è Ricky da Verona che, sai, è bella questa cosa perché possiamo vedere, dare un volto anche alle persone che ci stanno ascoltando, che altrimenti sono delle icone, no? Esatto, non le potremmo, esatto, vedere. Ricky da Verona con alle spalle Verona, assolutamente, è immancabile, e ci sta ascoltando con le cuffie. Bene. Quindi grande, bravo, è, Ricky, è un WhatsApp scattato qualche minuto fa, grazie, perché adesso credo che sia buio anche lì a Verona come qui a Roma. Andiamo avanti, ci stanno un sacco di WhatsApp che voglio far vedere. Buonasera, l'ospite di questa sera, dice Pietro, non è solo una pietra miliare del doppiaggio odierno, ma anche una testimonianza di quello che è stato il doppiaggio del passato, che molti colleghi ricordano con nostalgia. A tal proposito chiedo a signora Cerbo un ricordo non solo delle atmosfere, ma anche dei doppiatori storici della CDC, come la Calavetta, Dia Cristiani, Giulio Panicali, con i quali ha lavorato in Mary Poppins. Ragazzi, quella è la storia di questo mestiere, insomma. Considerate che Giulio Panicali, che è il primo direttore con cui ho lavorato, perché è stato il direttore di, La Carica dei 101, era Cary Grant, era... no, Cary Grant no. Per carità. Per carità. Attenzione. Clark Gable. Di Via col Vento, ragazzi. Cioè, sì, parliamo della storia di questo lavoro. E devo dire che, salvo alcuni casi, all'inizio avevo un po' di soggezione di questi personaggi, perché avevano un'aura un po' diversa. Adesso anche il grande direttore di doppiaggio, il grande doppiatore, è un po' più... amicone, terra, diciamo. Terra, sì, diciamo. Un po' più terra-terra. All'epoca, cioè, questo Cigoli si chiudeva nella sua regia e dovevi quasi chiedere il permesso per entrare. È vero. E chiedere udienza, capito? non potevi. Come adesso, dicevo, no, ma piazza il caffè pure, scusi, ho una bella voce, mi fa un provino. No, che dici, no, non si poteva fare. Senti, così, comunicazione di servizio. Dimmi. Una ascoltatrice molto interessata, Arias, mia figlia, dice: ti sto ascoltando ma non riesco a vedere su YouTube. Su YouTube devi andare sulla pagina Radio Cigliano. Andiamo a vedere se stiamo trasmettendo, perché veramente non lo so. Siamo bloccati in questo momento su YouTube, speriamo, vedi, che ritorni il video. Comunque, ecco, ripeto, perché questo video lo vedrete con serenità e tranquillità in HD. E beh, si è ripreso, però, vedi, dai, si è ripreso. Dai. Si è ripreso. Dai, Eugenia, che adesso è partito. Vai. È partito, prova ad andarci. Allora, qui ci fa vedere sempre Pietro un bello scorcio di Venezia. Tu, Venezia, tu come sei come turista? Ah, un turista fantastico. Io sono un turista di quelli che camminano tanto. Ah. Vogliono vedere tutto e
gli piace spendere un sacco di soldi. Ah vabbè, sei perfetto, dove vai ti acchiappano bene, ti acchiappano alla grande. No no, mi piace tantissimo viaggiare, per fortuna ho viaggiato già tanto, ma non è finita, ne voglio fare tanti altri. Eh beh sì, anche perché sono molto belli. Quindi non sei, come dire, cioè, il turista culo pesante, no, quello che no, si piazza sotto l'ombrellone, no, no, te no, ti piace girare. Guarda, e vedere. Poi in questo mi compenso benissimo con mia moglie, che la chiamo la signora a due passi, perché non riesce a stare seduta neanche 5 minuti, eh. E quindi insieme ci facciamo lunghe passeggiate, girate, lunghe corsette, lunghe camminate. Pensa che abbiamo fatto, siamo andati a New York a Pasqua e abbiamo fatto un conto che in 7 giorni abbiamo fatto oltre 100 km a piedi, quindi insomma non mi pare che come turisti andiamo male, no? No, direi proprio di no. Lillo Carpino, che ci fa, ha fatto anche la locandina per la serata, guarda, di questa sera, guarda che bravo, cosa Lillo ha fatto, guarda che cosa ha fatto, lo facciamo anche a vedere i nostri amici su YouTube in questo momento. Si ferma YouTube, si ferma un po', però purtroppo guarda, è un tentativo questo che sto facendo per cercare di mandare anche una cosa con le grafiche, però insomma bella anche, bella, su bella non è male. C'è Will Smith e Brad Pitt e di Bastardi senza gloria. E credo anche questo è Harry Kane di mare. Questo è Harry Kane di mare. Grande Lillo, ci ha levati dalla diretta e ci ha sbattuti in questa bellissima composizione. La potrete vedere poi su YouTube, nella pagina, nel video che caricherò completo. Mettiamo un secondo pezzo musicale. Vai, dimmi. Qual è quello che hai scelto. Questo. Che numero è? Che numero è d'ordine? Due. Il numero 2, la numero 2. Allora, questo. Allora, evoca ricordi importanti. Me la devi spiegare, perché è una canzone che io non conoscevo. Allora, siamo nel 1974. Sì. Allora, nel 1974, forse anche 73, ma l'avevo già conosciuta prima, incontro quella che sarebbe diventata mia moglie. Sì. Fregene, notti d'estate, andavamo sempre al Tirreno in discoteca. E la canzone che mettevano di più in quel periodo, nel 74, era questa. Questa qua. E abbiamo ballato tantissimo insieme e da lì, piano piano, poi nel 75 ci siamo messi insieme e poi ancora. Avete costruito una vita di 40 anni insieme, ancora, insomma. E da 40 e passa. Gran figata. Quindi è una canzone che amo intensamente. E allora ascoltiamocela. Pezzo, come diceva Sandro, del 1974, la colonna sonora dell'amore che continua ancora. Che bella, di Sandro. È anche bella. Barry Manilow, Mandy, in diretta per voi. Secondo pezzo portato a dopo cena con da Sandro Acerbo oggi su Radio Cigliano. Vabbè, gran pezzo anche questo. Io non lo conoscevo, nel senso che non conoscevo la canzone, non avevo la struttura della canzone con titolo e artista. Poi quando l'ho sentita ho detto, ah, vedi che pezzo che ha tirato fuori. No, bello, e avevo il sospetto che ci fosse qualcosa dietro. Questa non si batte. Avevo il sospetto. C'è anche Riccardo Rossi che ci sta seguendo, che ci dice un dai. Allora, mi regalate un sogno? Sarebbe possibile un dialogo tra Ken e Pete? No, vabbè, io Ken e Guerriero non lo posso fare, ma noi poi... Allora, no, ma poi io... Noi recitiamo col copione. Non mi ricordo le battute. Non ce ne ricordiamo una. Ce le dovreste scrivere, ma comunque diventa complicato, veramente. Ma non è cattiveria. Lorenzo dice: ci tengo a far sapere a Sandro Acerbo che Ritorno al suo futuro parte 2 e 3 sono stati i primissimi film che ricordo di aver mai visto da piccolo. Quindi per me sei assolutamente tu la voce di Marty. Grazie per il bellissimo lavoro su quei film che hanno fatto la mia primissima infanzia. Noi, la responsabilità di essere di accompagnare la gente in questa maniera un po' nell'ombra, no? Mettendo una parte di noi però su un'altra persona, e quindi tu non ti rendi conto che ci siamo noi dietro perché vedi lui, no? Sta responsabilità l'hai mai sentita te? No, perché è un po' quello che succede a quelli che hanno cominciato da tanto tempo, ti diventa naturale, familiare. Quindi lo fai senza pensare a troppi
retro... troppe implicazioni, diciamo, sì, troppe implicazioni. Ma quella è Domitilla. E quella è Domitilla, la cosa della settimana scorsa. Giovanni aspetta il selfie e noi glielo manderemo. Ciao da Palermo, guarda che bella Palermo. Poi noi abbiamo dei posti meravigliosi in Italia. Guarda che meraviglia, cioè... Perché andare all'estero? Io lo dico sempre, in Italia uno sì ci deve andare all'estero, deve anche conoscere l'estero, però deve anche vedere posti come questo, guarda che meraviglia, da Palermo. E noi fedelmente pubblichiamo i vostri controselfie che potete mandare al 328-7948-796. Oggi qui non li vedete purtroppo, mi dispiace, quindi ve li raccontiamo anche un po', però li vedrete sul video che andrà su YouTube. C'è anche una foto da parte di... oddio, non lo so, anche l'altra volta non si è firmato. È un bellone. È un bellone che noi mandiamo in onda, assolutamente. Un po' palestroso. Sì, diciamo un pochino sì, ma eccoti qua. Ma dici chi sei, perché non sappiamo, non lo sappiamo, abbiamo bisogno di sapere anche il tuo nome. Andiamo a vederne qualcun altro? No, abbiamo 20 secondi, dobbiamo tornare in diretta anche sulla radio. Restate con noi, mi raccomando, e condividete questo video, anche se non è bellissimo, anche fa per me mi fa cagare una maglia pazzesca, però è sempre il dopo cena con Sandra Cervo. Condividetelo sulla vostra pagina. Barry Manilow, Mandy, il brano dell'amore, diciamo, di Sandro Cervo. Sì. In diretta su Radio Cigliano, a dopo cena con, si sono fatte le 22.03 e siete in diretta in questo momento. Vi ricordo che se volete ascoltare i brani che porta Sandro Cervo, puliti, senza nessuna intromissione, senza nessuna sporcatura, andate sulla pagina, scaricatevi l'app. Lo vedete scritto in questo momento, anzi non lo vedete voi. Scaricatevi l'app, niente, un casino. Di Radio Cigliano è gratis per iOS o Android. La potete scaricare dal vostro gestore di app preferito e installatela sul vostro telefonino, cliccate sempre con voi. Vi ricordo che l'unico costo che dovete sostenere per ascoltare Radio Cigliano, che oltre alle dirette di Dopo Cena Con, anche dirette musicali il martedì sera e il sabato pomeriggio, è il costo dei giga che usate per ascoltare la radio. Radio Cigliano costa 60 giga. Allora, non è scusate, 60 mega, 60 mega all'ora, che non è tantissimo. Quindi se avete un po' di giga in più potete ascoltarci, e se siete in wifi non spendete niente, completamente gratis. Allora Fabio Greco ci dice: ciao Alessio, ciao Sandro, i miei primi ricordi di Sandro sono legati alla telenovela Marilena, che seguivo ogni sera con mia nonna. Lui e Emanuela Rossi ci hanno fatto compagnia per tantissime settimane e le loro voci accompagnavano le nostre cene. Quante cose abbiamo doppiato di questo tipo, no? Le telenovele, le soap opera, quante ce ne sono state? Bellissimo, periodo d'oro. Sì, irripetibile, non tornerà mai più. In tutti i sensi. Vero, sì, in tutti i sensi. Periodo d'oro, perché parte che in quel momento le telenovelas andavano ma molto meglio di un film, di un super film di quelli di primissima visione, avevano ascolti altissimi. E i personaggi che furbescamente l'allora direttore di Rete 4 aveva avvicinato al pubblico italiano, dando loro nomi italiani e quindi facendoli ricordare una bella paraculata italiani, diciamo, sì. Erano diventati diciamo un po' di famiglia dentro le case italiane, sì. Dove le mamme, le nonne, le figlie spesso all'ora di pranzo si mettevano lì o il pomeriggio e si vedevano la telenovela, tanto pure che saltavi due o tre puntate non succedeva niente, perché la potevi storia andare serena e tranquilla, la storia era sempre quella. Però insomma ne abbiamo doppiate tante di queste cose e sono state una parte del nostro lavoro. C'era una ti ringraziavano, se non mi ricordo, per Il segreto del mio successo, dove sei stato semplicemente strepitoso, dice Christian. Sasha, Sandro, siete partiti con il doppiaggio della settima stagione con Il trono di spade. Parliamo del trono di spade, perché ne so qualcosa anch'io del trono di spade. Devo venire. Stiamo preparando. Stiamo per partire. Andiamo in onda regolarmente dal, credo, se in America dal 16 luglio, credo in Italia dal 23. La settimana dopo. Pare che sia strepitoso. Come l'hai trovata quella serie? Perché fai molti film cinema, tu dirigi molti film cinema. Sì. Quella è una serie che comunque è girata cinematograficamente. È cinema. Ma devo dire che quando mi è stata affidata, nella mia ignoranza totale di questo genere di cose, perché non amo il fantasy, non avevo letto i libri, quindi non avevo idea di che parlassimo, ho detto vabbè. Poi ho cominciato a vedere
già intanto la qualità dei prodotti che fanno e poi la storia, che comunque mi sono anche andato a documentare leggendo i primi libri della saga. Insomma, devo dire che se la doppiassimo in condizioni come dire normali, sarebbe un grande piacere. Lo è lo stesso, ma purtroppo, come hai potuto vedere anche tu, sì, noi doppiamo con una qualità di video purtroppo scadentissima, dovuta alla paura della pirateria, e quindi lavoriamo con una scritta centrale che copre spesso le bocche degli attori, essendo una serie molto dark, molto noir. Molto spesso non capiamo neanche dove gli attori stanno, perché è molto scura la copia, è poco definita. Poi quando io vado in sala mix a controllare il prodotto finito e c'ho la copia, quella bella che va in onda, dico: ah, ma questo era così. Che non è bello, perché noi lo dovremmo sapere. Noi lo dovremmo sapere. Purtroppo è così. Parlavo oggi con un assistente che sta per fare un grosso film. Che dice che vede il buchetto. Col buchetto. Quindi che immaginate. Poi a volte ci permettono di vedere, di fare una proiezione col film aperto, però insomma poi te lo devi ricordare, l'hai visto un mese prima. In alcuni casi sai che oramai è diventato, ma solo per il direttore, ti mandano a Londra a vederlo. A me è successo per l'ultimo 007, vai a Londra a vedere il film. Però poi l'hai visto solo tu. Gli altri si devono fidare. Mi ricordo ancora un aneddoto relativo a Jurassic Park 3. C'era la famosa lotta dei dinosauri e arrivò il film e c'erano tutte le inquadrature degli umani, non dico che fossero in chiaro, però si vedevano. Tutte le inquadrature dei dinosauri erano oscurate, però c'erano le reazioni di quelli che stavano di qua. Sì. Per cui noi doppiavamo questi che facevano: ma che starà vedendo in questo dall'altra momento? Dall'altra parte compariva, non c'era niente. Poi dopo, quando è arrivato il film, si vedeva questa lotta bellissima fatta in maniera eccezionale della lotta dei dinosauri. Dicevo: vedi, porca miseria, se ce l'avessi. Non è che cambiavi chissà che, però entravi meglio nella situazione. Io ho doppiato Star Trek sui giornalieri, l'ultimo Star Trek. C'era lo studio, le luci, e la gente, i giraffisti in campo con le cose, e il mio personaggio vestito da Spock in mezzo a uno studio completamente spoglio. Poi lo levavano tutto e invece mettevano la magia, praticamente. Però, insomma, è complicato per noi doppiare in questa maniera. Senti un po', ma a te è capitato di lavorare su ridoppiaggi? Una volta ho ridoppiato Robin Hood. Hai ridoppiato Robin Hood. Tu che ne pensi del fatto che a volte se perdono, dicono, si perdono la colonna? Ma molto spesso non è tanto perderla, è un il fatto che la colonna precedente era di una società di distribuzione e poi il film va a finire ad un'altra. E quindi succede anche questo nel nostro mestiere, che quelli comprare le colonne dalla vecchia società di distribuzione costerebbe molto di più che ridoppiare il film. Sì. E allora preferiscono ridoppiarlo. Infatti. Guarda. Questa è bellissima. Aspetta, lui chi è? Non ti firmi. Chi è che ci ha mandato molto un montaggio carinissimo con Bad Boys 2, con Sandro Acerbo, Will Smith. Ha messo anche la grafica, come potete vedere sulla pagina, chi sta su YouTube in questo momento. Bellissimo. Sostituire le facce è una delle pratiche più carine, secondo me, veramente ci accompagna. Però dici chi sei, perché ti vogliamo ringraziare per nome, e qui non riusciamo a vedere da WhatsApp chi sei. Allora, andiamo avanti, vediamo qualche altra foto. Questa? Questo è... aspetta che te lo voglio far vedere. Questo è Marty McFly di Ritorno al Futuro 3. Esatto, ed è Lorenzo che ti ha fatto una dedica. Grazie Lorenzo, guarda, bravo, questa bravissimo. Questa te la girerò su Grazie, WhatsApp. Bellissimo. Guarda che bello, veramente credo che sia fatto. Poi lui le fa estemporanee, quindi l'ha fatta al volo, cosa molto che per bello, me è complicatissimo, anche solo pensarci di poter realizzare un disegno di questo tipo al volo. Veramente bello, grazie Lorenzo, con la data 15 giugno 2017, quindi è proprio... Perfetto, bravo Lorenzo. È veramente una dedica, una stradedica che girerò a Sandro appena finiamo la trasmissione. Grazie mille, grazie veramente. Viva Radio Cigliano, ci dice, oddio chi è? Matteo e Giorgia di Padova, che sono stati recenti sposi, e quindi noi auguri. Ci piace veramente, auguri. Eccoli qua.
Grazie non a Radio Cigliano, grazie a voi che ci siete e che condividete sulla vostra pagina Facebook questo video che state guardando. Ve lo dico a voi di Facebook, non a quelli di YouTube. Quelli di YouTube lasciamoli perdere, poi lo vedrete dopo. Intanto ce l'ho con voi di Facebook. Condividete sulla vostra pagina Facebook questo video, che per ora pare che sia l'unico che funziona discretamente. Allora, e invece ti voglio fare una domanda un po' spinosa, così. A te è capitato anche di dirigere qualche talent, magari? Poco, per fortuna. Poco? Sì. E tu che ne pensi della pratica del talent? Il silenzio è eloquente, signore e signori. Ma no, guarda, devo dire, per alcune cose forse il talent... la riconoscibilità assoluta della voce, il fatto che è famoso, può anche funzionare per cose di animazione, però cioè solo relative a quello, e che poi, comunque là si mantiene più o meno, però non bisogna, cioè voglio dire, abbiamo fatto diventare talent tutti, cioè il talent è talent se è di altissimo livello, e cioè conosciuto a livello nazionale, se non addirittura internazionale, che basta ascoltarlo e capisci, se no non è un talent. Certo, hai assolutamente ragione. È un attore che sì, ha fatto la sua carriera, però ci stanno doppiatori più bravi, Sì, ci stanno doppiatori più bravi, e ci stanno anche personaggi che a volte non riescono a essere magari incarnati bene da un talent, può essere, esatto, no? No. Sono cose che succedono. Allora, Trono di Spade l'abbiamo detto, non tutti forse sanno, dice Giuseppe, che Sandro tenne a battesimo Ron Howard appena uscito da Happy Days, e nel suo primo film da regista interprete, attenti a quella pazza Rolls Royce. Giuseppe, guarda, ti posso confessare una cosa, non lo sa neanche Sandro Acerbo. Grazie di avermelo detto. Questa è una cosa da biografia. Lo metto nel curriculum. Lo devi mettere su Wikipedia. Lo devi assolutamente mettere su Wikipedia. Grazie. Allora, ciao Sandro, che hai diretto Fast and Furious 6. Come mai Luca Ward è stato sostituito da... Sanno tutto, eh? Passiamo alla domanda successiva. Questa la glissiamo. Quanto si diverte Sandro a doppiare Will Smith in film come Bad Boys? E qual è il film di Will Smith migliore a tuo avviso? Comunque lui è divertente. Lo dico sempre, mi diverto a doppiare Will Smith quando fa le commedie. Sì. Perché secondo me è... Non è tagliato tanto per il drammatico. No, poi devo dire che è anche bravo, perché ho doppiato l'ultimo film, Collateral Beauty, che era un film molto drammatico. Impegnativo. E devo dire che era bravo, nulla da dire. Però io lo vedo meglio sul target comico, che ne so, Hancock... quell'altro che insegnava come si rimorchiano le donne, cioè film più leggeri ma più adatti alla sua faccia, al suo modo di recitare. E allora, come mai non hai doppiato Will Smith in Ali? Se l'abbiamo già risposto prima, andatevela a rivedere, perché le dinamiche sono sempre le stesse. Succede. Parlavamo di Brad Pitt prima. Allora, Sandro, domenica scorsa ho visto per la decima volta Il segreto del mio successo, questa l'abbiamo letto, ti ho mandato il mio WhatsApp, non ci resta che nerdare, ci saluta. E Sandro, sei pronto per Il Trono di Spade? Direi che siamo veramente prontissimi. Prontissimi, guarda, non sto nella pelle. Tu l'hai già visti? Hai già visto le prime puntate? Ho visto qualcosa. Hai visto qualcosa? Non si spoiler a Radio Cigliano, dovete aspettare, anche perché io pure tra un po' raggiungo Sandro. Tanto viene e firmerà il patto di segretezza, che non dirà nessuno. Neanche nella tomba lo posso dire. Per l'eternità. E neanche su Vega, su una stella lontana nel firmamento. Allora, buonasera Sandro Acerbo, mi hai fatto innamorare di James Spader quando vidi Stargate a 15 anni. Pure quello. Nonché in Boston Legal. In Boston Legal. Senti un po', tu hai il ricordo della prima volta in sala di doppiaggio o è confuso? Ma il primissimo ricordo. Il primissimo. Considera che... Eri piccolo. C'avevo 6 anni. Mi portò mia madre a fare questo provino per la carica dei 101. Mi pare, nel fumo della notte, di ricordare che cercarono una sedia perché ero troppo basso per arrivare al microfono. Però veramente ricordi molto, molto, molto confusi. Sì. Però insomma... Alcune cose poi sono flash che ti arrivano improvvisamente, ti ricordi di una situazione, di un momento, però poi esattamente quello che è successo, insomma, è passato un po' troppo tempo. Andiamo con un pezzo musicale. Vai, vai. Andiamo con un pezzo musicale, dimmi il numero.
Allora, il numero è il 3. La numero 3? Vabbè, guarda che hai portato. Questa pure mi sa di schitarrata in spiaggia. Questa qua è la canzone. Per noi non si intitolava, per me e mia moglie, non si intitolava Sabato pomeriggio. C'aveva tutto un altro titolo, nel senso che Sabato pomeriggio è, però poi dopo c'è un refrain della canzone che per noi era il titolo. Era il titolo. E ci ricorda i sabato pomeriggio passati insieme in quel periodo, tant'è vero è del 75, quindi c'eravamo proprio messi appena, era appena nato. Era appena nato e ci divertivamo tanto a vivere la nostra esperienza. Quindi perduriamo, andiamo avanti sull'onda dell'amore con questa, sì, con questa scelta. È evidente che quando tu hai passato e passi l'80%, anche di più forse, della tua vita con una persona è tutto insieme. Ogni ricordo c'è. Le cose sono tutte legate ai ricordi insieme. Certo. Ci sono pochissime cose del prima. Certo. Ecco. E allora sentiamocelo. Grande pezzo, come ha detto Sandro. Io non l'ho voluto dire, ma è questo per noi. il titolo è questo. Per noi era questo. Il titolo è un titolo ornitologico, diciamo. Bravo Marco, bravissimo. Ascoltiamocelo in diretta su Radio Cigliano. Ancora un pezzo del cuore di Sandro Acerbo. Lui è Claudio Baglioni e questo è Volendo passerotto non andare via, ma in realtà sabato pomeriggio. Poi comincia. Sì, questa è una delle volte in cui forse il... Forse sei un po' vergognato a mettere come titolo passerotto non andare via, è come trottolino amoroso, capito? Che non è trottolino amoroso, infatti. È un po' la stessa cosa. Allora, ci sono altri WhatsApp che vogliamo far vedere qua, intanto mentre Baglioni ci delizia con le sue note, c'è Giuseppe che ci vede ed è documentato che ci vede perché c'è dietro ci siamo noi col video, quindi non è per forza. Grazie Giuseppe per essere con noi. E volete che mandiamo in onda il selfie, il vostro contro selfie con la vostra faccia? Purtroppo qua non lo vedete su Facebook perché stiamo col muletto oggi, ma lo vedrete sul video di YouTube, e se andate su YouTube, sulla pagina di YouTube, la troverete anche lì. 328 79 48 796. E nel frattempo mi raccomando, condividete il video che state guardando su YouTube, perché è l'unica maniera, l'unica, e non ce ne sono altre per pubblicizzarci e per stare insieme. Allora, vediamo Andrea che ci scrive da Birmingham, ma anche dalla Svizzera, dal lago di Thun, e fa una domanda a Sandro: quale attore vorresti doppiare? Cioè, ma guarda che figata, questo mi piace da morire. Non solo sta in Svizzera, non solo sta sul lago di Thun, ma ci sta pure a guardare con l'iPad. Questo è un selfie, un controselfie BR, come dici, sai quando le BR mettevano il giornale ed era inequivocabile? Non c'erano dubbi. Non c'erano dubbi, è esattamente così. Qual è, aspetta che vado a riprendere la domanda perché me la sono persa, un attore che vorresti doppiare che non hai mai doppiato? Ti è mai capitato di dire Madonna, questo lo farei? Può anche essere no la risposta, No, anche perché tu ne hai fatti veramente tanti. Ne ho fatti tanti, ci sono alcuni che riconosco sono dei belli attori, però secondo me stanno bene con le voci che hanno. Sì, sicuramente. Ah, sì, infatti, per esempio, mi piacerebbe molto doppiare Michael Fassbender. Ma io, guarda, io poi non faccio, non dico niente, perché Fassbender lo fa anche egregiamente, anche molto meglio di me, Francesco Prando. Però insomma, se ti vuoi cimentare, perché no? C'è anche Saso che ci ha mandato un controselfie sbertullante, un pochino così. Lo mandiamo in onda, grazie mille. Grazie Saso, purtroppo non lo puoi vedere qui, lo puoi vedere sulla pagina di YouTube, se il video gira su YouTube, speriamo che giri, perché ci sta qualche problema. YouTube lo devo ancora tarare, ancora non l'ho tarato. Vediamo che dice. Allora, torniamo qui a vedere se ci sono altri. Sì, ci sono. C'è anche, questo di Alessandro è sempre un po' inquietante, guarda che cosa fa. Sovrappone la nostra diretta alla sua faccia, un po' come un fantasma, guarda.
un po' come un fantasma. Madonna, che inquietante, è un po' inquietante, mia, Alessandro, no. Però testimonia che ci sta guardando in questo momento. Io poi tra l'altro vedo sempre il riferimento di questa, di questo video qua, e dico, ma che, da che immagine ha preso, no? Perché ci state guardando da questo e non tanto da quello di YouTube. Grazie. E poi c'è un ultimo WhatsApp. Ho scritto un messaggio sopra, sono Fabrizio, grazie Fabrizio che ci aveva fatto vedere il montaggio sulla grazie di Bad Boys 2. Spero di diventare un vostro futuro collega. Beh, preparati la domanda, perché è una domanda che ci fanno spesso i nostri amici qua. Come si fa a diventare doppiatori? Preparate la risposta, va appena bene, torniamo in diretta, la facciamo anche poi, sulla radio. Poi volevo rispondere a questa a chi? Qua, Aspetta, Dici. Oddio. Allora, che ricordi hai di Vittorio De Angelis? Eppure questo io lo vorrei dire in diretta e non dei fuori onda. Cioè abbiamo due cose per riempire il prossimo onda. Ok. Manca ancora un minuto. Questa. Ma tu suonavi e cantavi? Da giovane? Mai? Niente, una chitarretta, niente. Una capra. E poi ti garantisco che è una delle cose che mi piace di più fare. Non sai quanto ho invidiato quei ficaccioni che sulla spiaggia prendevano la chitarra, cantavano e suonavano, e tutti intorno a cantare presso che era una acchiappanza rapida proprio quella. Canzone. La chitarra era un must. Io non so adesso se è la stessa cosa. Forse vai col telefonino, col microfono, fai un po' un karaoke adesso, no? Te porti la base, è un po' da vecchi, è vero, però insomma, noi ci siamo divertiti molto, il falò intorno alla spiaggia, a mezzanotte, il bagno di mezzanotte. Il gioco della bottiglia. Però canti tu? Sì, mi piace. Ti piace cantare? Aspetta che torniamo in diretta. Passerotto non andare via è il primo verso di questa canzone, che però si chiama Sabato pomeriggio, Claudio Baglioni, ed è il terzo pezzo portato da Sandro Acerbo oggi a Dopo Cena Con. Si sono fatte le 22 e 24 spaccate in questo momento, siete in diretta su Radio Cigliano. Sono arrivate due belle domande nei fuori onda, voglio cominciare con quella che mi emoziona di più, ma immagino anche te, perché Paolo ci chiede: che ricordi hai di Vittorio De Angelis? Beh, ricordi commossi, anche perché 4-5 giorni fa è stato il secondo anniversario della morte. Quando va via una persona così, un collega, all'età così giovane quale era quella di Vittorio, ti fa mettere in discussione un po' tutto della tua vita, del modo in cui certe volte rincorriamo tante cose, il lavoro, sbrigati, mi hanno fregato quella parte perché la volevo fare io, non vado in vacanza perché così faccio quel film. Poi di fronte a queste tragedie, perché poi di una tragedia si tratta, con due figli piccoli, una moglie giovane, allora rimetti tutto in discussione e ti prometti, e io nel mio piccolo non ci sei riuscito, ci sto parzialmente riuscendo, do grande importanza al mio lavoro, ma prima di tutto viene la mia vita, sì, cioè è la vita di chi mi sta accanto, perché poi non dimentichiamolo che poi quando tu te ne vai fai un danno non solo a te stesso, lo fai anche a quelli che stanno vicino a te. E quindi Vittorio era una persona che riempiva molto la vita sia nel lavoro che nel privato. Era, a parte, un ragazzo simpatico, un bonaccione, uno sempre pronto allo scherzo. E insomma, non è giusto. Non è giusto e purtroppo è quello che succede, può succedere. Allora io dico solo, stiamo più attenti, non aiutiamo il destino ad accanirsi contro di noi. Magari stanno un po' più attenti a una qualità della propria vita che parte dal lavoro, anche passa per il modo di vivere, di mangiare, di fare sport, di fare tutto, perché anche poi, di riposarsi, poi la, certo, anche poi la sfiga è sfiga, ragazzi, se ti dice male puoi andare sotto una macchina, c'è poco quindi da fare, no. Però io dico sempre, arrivate a una certa età soprattutto non aiutiamo il destino ad accanirsi contro di noi. Io voglio salutare Rufus. Ciao Vittorio, veramente. Ciao.
Voglio salutare Rufus di Radio Brea che ci sta ascoltandoci e dice: Alessio, ho tante cose da raccontarti, ma innanzitutto grazie, grazie a te veramente. Radio Brea è la radio dei sentieri tolkieniani che fa tanti eventi, anche crea tanti eventi, grazie di ascoltarci. Un'altra domanda un po' ripetitiva forse, no? È quella che fanno tanti, che dicono: ma come ci si avvicina alla professione del doppiaggio? E tu che ti ci sei avvicinato da bambino, quindi in modo, diciamo, un po' anomalo. Casuale sicuramente, sì. Però ti ci sei avvicinato in un'età nella quale hai voglia, quanto avevi da apprendere da quelli che avevano intorno, e da bambino sei un po' una spugna, no? Apprendi senza neanche renderti conto, studi e non lo sai. Come il tennis, esattamente, sì. Come il calcio anche, no? Certo. Esattamente. Ma invece chi si vuole avvicinare, che magari non è più bambino, che decide di fare doppiaggio, te che consiglio daresti? Guarda, è un momento un po' strano, un po' difficile per affrontare un tema come questo, perché io mi rendo conto che esiste fuori una grande fame di lavoro, soprattutto di lavoro nuovo, come può essere, tra virgolette, il lavoro del doppiaggio. Sì. E quindi l'unica maniera per avvicinarsi ad un lavoro è quella di entrare in quell'ambiente, conoscere, provare, seguire, fare provini, quello che è successo fino all'altro ieri. Poi, come sappiamo, c'è stata una grossa stretta da parte soprattutto dei nostri committenti, che non vogliono più se... vedere gente in giro per le sale di doppiaggio, e giustamente, devo dire. Però poi io mi metto dalla parte dei ragazzi. Giorni fa ne parlavamo anche con Cristian Iansante, che anche gestisce una scuola di doppiaggio. Dice: ma giustamente lui dice, ma se non dai la possibilità a questi ragazzi di venire lì a capire com'è il mestiere, a sentirlo, a capire anche se è nelle proprie corde, esatto, no? Sì. Questi come fanno? Ed è una delle critiche che io muovo alle scuole di doppiaggio, perché quando vengono e mi chiedono che consiglio mi dai, gli dico: la prima cosa è imparare a fare dizione e recitazione. Poi, dopo questo, una volta imparato questo, c'è la parte tecnica, che è più specifica del doppiaggio. Allora, in quell'occasione tu impari ad andare a sync, a cambiare le intonazioni, a seguire bene la faccia dell'attore che doppi. Però poi, in realtà, che cosa succede? Che queste scuole di doppiaggio che formano, dovrebbero formare un doppiatore, poi lo scaraventano per strada nel mondo e gli dicono: adesso vatti a cercare un lavoro. Adesso so fare i tuoi. Il doppiatore esce dalla scuola di doppiaggio, prova ad andare da me, da te e da altri professionisti e dice: scusate, io vorrei fare un provino. Non te lo posso far fare, perché non posso far entrare non nessuno. Posso far entrare nessuno. Quindi diventa un serpente che si morde la coda, e sarebbe invece importante creare fare delle scuole di doppiaggio, ma che poi indirizzino anche le stesse società, che possano creare delle strutture che accolgano i migliori per farli formare all'interno. Perché io porto sempre l'esempio di Gianfranco Miranda, che ha cominciato con me e mi ha seguito per 3 anni senza fare un turno. Cioè, lui veniva dalla tutti mattina alla sera, sai poi com'è Gianfranco, si metteva lì, ogni tanto faceva una domandina e seguiva. Poi a un certo punto mi ha chiesto consiglio, io gli ho detto: guarda, secondo me hai un po' d'accento campano. Lui è di Salerno, sì. Ha detto: fa un po' di scuola di dizione, vai da Antonio Sanna, che so che è bravo. Lui è andato da Antonio Sanna. Quando è tornato ha avuto la prima occasione per mettersi in mostra, e dopo quella ha cominciato diventando è andato vero. Con le gambe però sue. Parliamo di una persona. Sì. Le altre poverine le vediamo, arrancano. Io mi trovo gente sulle scale fuori della CDC e dico: ciao, che fai qua? Non mi fanno entrare, ho aspettato almeno per salutarti. Mi fanno tenere. Sì, perché poi è carino il saluto, però lavorativamente non serve. Purtroppo è difficile, e mi dispiace. Molto spesso adesso, in questo periodo, sono costretto
facendo dei film blindati, sono costretto a dire no, guarda, no, non posso entrare neanch'io quasi in sala, capito? Entrare. Non è che no, Sandro, no, te volevo salutare, no, non puoi entrare, capito? E sono magari al turno nella sala accanto, capito, quindi sono completamente blindati. Quindi, però devo dire che l'ANAD sta mettendo in atto, sì, l'ho letto, una l'ho bella letto, iniziativa. L'ANAD è l'Associazione Nazionale Attori Doppiatori, sì, e la potete trovare su internet tranquillamente, credo che sia www.anad.it, ma insomma cercate ANAD doppiaggio e la trovate. L'ANAD sta organizzando una sessione di provini che, se non ho capito male, spero di dirlo bene, ma insomma informatevi anche meglio, si strutturerà che un giorno, alla presenza di alcuni direttori di doppiaggio, sì, sì, uno, due, tre giorni, saranno convocati dietro, ognuno naturalmente si proporrà per questa cosa, sarete, chi sarà selezionato sarà convocato in sala, sì, e farà un doppiaggio, doppierà qualche cosa, farà vedere le proprie caratteristiche. Questo doppiaggio sarà registrato e sarà messo a disposizione dei direttori, cioè una specie di teleconferenza del provino, sì, fatto lì, registrato, e poi chi lo vuole vedere lo vede e dice vedi, questa voce mi interessa, ovviamente è corredata dal nome, sì, perché col fatto che non ci si può più entrare tesserini, badge, e non sei sulla lista perché magari devo andare veramente da Sandro a dire oh Sandro, ti devo dare una cosa, eccetera eccetera, e non puoi entrare, scusa, mi chiami Sandro, me lo fai uscire, e questo succede a noi, figuriamoci a chi sta iniziando, sì, che è sconosciuto, completamente sconosciuto. Allora questa è una bella iniziativa, andate sul sito dell'ANAD, che credo ci siano, oppure sul sito dell'ANAD trovate il numero di telefono dell'ANAD, chiamate la segreteria dell'ANAD e informatevi su questa iniziativa. Io ho visto dei poster in giro per le sale di doppiaggio, quindi si sta organizzando, non so se ci sono delle date, non me lo ricordo, mi pare che ci fosse una data limite adesso entro il 18-19 giugno, quindi tra pochissimi giorni, sì, tra pochissimi giorni, oggi è il 15 giugno, quindi insomma chi vuole fare questa cosa ha la possibilità di trovare il numero di telefono dell'ANAD e informarsi, perché succede purtroppo, non c'è più la possibilità, anticamente veramente, io da ragazzino non ancora 14enne ho passato giornate in sala di doppiaggio perché ero appassionato a guardare e a capire soprattutto se fosse nelle mie corde, certo, e poi piano piano ho provato e c'era anche la possibilità di correggerti al leggio, cioè di insegnarti al leggio, sì, che adesso è no, difficilissimo, il sincrono lo devi saper tempo prendere, che hai, non... devi sapere andare a sync, non c'è spazio. Quindi www.anad.it, spero di dirlo bene, altrimenti cercatelo ANAD doppiaggio ANAD e trovate il numero, sì, di telefono, e informatevi su questa iniziativa. Buttiamo un altro pezzo, Sandro, vai, questo pure, questa è l'estate vera, che l'estate, numero? L'estate Sardegna, meraviglioso. Che numero 4. È? La numero 4. 1980. Ah, no, questa è geniale, sta cosa. Questa non me l'aspettavo proprio. Questa che cosa... Ah, allora. Che cosa facevi con questa musica, con questa allora, canzone? No, non è quella. Non è quella, la numero? 4, la 4. La 4. Ah, la 4 tua. La 4 tua. Ah, no, scusa. La 4 sotto. Ah, no. Eccola qua. Ah, vabbè, un'altra cosa. Ah, vabbè, questa pure, dai, me dai, la posso immaginare. Questa sì. Dimmi che cosa ti ricorda, dimmi allora, che cosa ti porta. Mi ricorda, guarda, ce l'ho ancora davanti agli occhi, proprio come l'arrivo alle 7 di mattina, traghetto da Civitavecchia ad Olbia, si sbarca, una mia bella Renault 5 bianca con i sedili arancioni, bellissima, con il portapacchi sopra perché non bastava il dietro perché c'avevamo tanta roba. Alle 7 accendi la radio e guardi il mondo da un oblò. Beh, vabbè, ti annoi un po'. Contestualizzata, l'avrete capito. Con l'odore, insomma, della Sardegna, una meraviglia, dai. Una meraviglia. Allora, ascoltiamoci questo Sbarco in Sardegna di Sandro Acerbo del 1980, quando Gianni Togni, da tutte le radio, nessuna esclusa, ci parlava dell'oblò, ma ci diceva di luna. Siete in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con Sandro Acerbo. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Sandro diceva, allora senti, com'è stato selezionare 8 pezzi e basta? Ma ti dico una cosa, lo devo dire per correttezza di informazione, che Domitilla l'altra settimana mi ha fatto una telefonata il giorno prima, disperata, e mi ha detto io 8 pezzi non ci sto, almeno 10, e io ne ho dovuti dare 2 di più.
ne ho dovuti dare di più. Da te siamo rimasti negli otto. Guarda, com'è stato? Io devo essere sincero, ho una cultura musicale un po' ridotta, nel senso che io sono rimasto, come vedete, a tempi andati, insomma, abbastanza antichi. Ma poi mi sono concentrato esclusivamente su canzoni che evocavano appunto ricordi miei personali e familiari, e queste bene o male tutte me li davano, ecco. Poi ce n'erano tante, perché voglio dire, quante ne hai escluse per portarne 8? Di Battisti te ne potevo portare altre 15, certo. Di Baglioni uguale, di Venditti ne ho messa una sola, ma non è sufficiente. C'era Renato Zero, questi sono i miei cantanti. Sì, diciamo, sono loro. Io non so un Beatlesiano, ecco. Beatles, no. Ma neanche Rolling Stoneiano? Sono sempre stato italiano. Italiano. Infatti sto vedendo che c'è solo un'intromissione, sì, due intromissioni. Era lampada, sì. Allora Matteo ci fa un self BR che più BR non si può, addirittura con due dispositivi ci sta guardando. Madonna. Grandissimi, ma è così che ci piace, è così che vogliamo farvi super social 9.0, come dico io. Condividete sulla pagina Facebook questo video e adesso andiamo anche, quanto ci abbiamo? 2 minuti? Abbiamo il tempo, adesso nel prossimo Fuori Onda produrremo il selfie di giornata con un telefonino che non è il mio, quindi, perché il mio sta in questo momento sulla diretta. Ho sbagliato tutto, ovviamente. Eccole qua le condivisioni. Allora, grazie a Antonino di Radio Brea, grazie a Cristian che ha condiviso, Isabella Pasanisi ci ha condivisi due volte addirittura, anche Maurilia da Palermo e Angelo Venezia che ci ha condivisi insieme a Dario Oppido, grazie per Ciao la condivisione Dario. E anche a Ivan Marco Spinelli, grazie mille, ci ha condivisi anche lui due volte, anche Marianna e anche Michele, grazie ragazzi, tantissime condivisioni stasera. Ed Erika Padoan, ciao Erika, grazie di averci condivisi. Continuate, più condividete, più si sparge la voce e più ci divertiamo, perché noi ci divertiamo così, ci divertiamo a cazzeggiare, ma c'è bisogno del vostro apporto, altrimenti no, ci facciamo una chiacchierata con lui, il cazzeggio da solo non funziona. No. Un minuto, allora, io penso che sia straordinario. Se chiudo gli occhi e penso a Sandro, dice Francesca Nicotra, ciao Francesca, mi compare la faccia di Greg Kinnear in Sabrina, tra i tanti lo associo a lui, non so perché, serio, pignolo ma anche brillante e con un raro talento per la battuta pronta, Sandro, non Greg. grazie Francesca. Grazie veramente. Quanto ci abbiamo? 30 secondi. Io penso che sia straordinario come una voce di un doppiatore possa rimanere nella memoria e nel cuore della gente che molte volte non sa neanche qual è il nostro volto. Ad esempio Paolo Torrisi di Milano, che era una persona talmente riservata, non si è mai fatto intervistare e fotografare ed è amato dalle persone anche se non sanno come è fatto, e questo dimostra quanto siamo importanti. C'è un bel seguito, che non è male assolutamente. Torniamo in diretta! Gianni Togni, Luna, la luna vista dall'oblò sbarcando, di Sandro Cervo. Ce l'ho davanti. Te con la Sardegna c'hai un rapporto... Pensa che mi ricordo, ne parliamo sempre con mia moglie, e poi quest'anno ci ritorniamo dopo un bel po' di tempo, quindi è un'emozione. Noi arrivavamo con il traghetto alle 7 di mattina, del traghetto rigorosamente della Tirrenia. Quello era. Ce n'erano altri, se no c'erano le ferrovie dello Stato. Non si poteva fare. Arrivavamo e facendo il tragitto per andare a Costa Paradiso, dove andavamo a passare la vacanza, c'era una località che si chiama Murta Maria, dove ci fermavamo su una terrazza che affacciava sul mare alle 7 di mattina a fare colazione con i cornetti caldi e il cappuccino. Che bello! E da lì partiva Luna ed arrivavamo alla casa in Sardegna. Che figata! Vedi, era proprio una cosa del genere, me l'ha raccontata anche, non mi ricordo con che canzone, Davide Lepore, che c'era una canzone che gli ricordava il Giglio, che lui va sempre al Giglio. Vedi, sono i ricordi quelli. Ma ce l'hai stampato davanti. Sì, sì. Capito? Cioè, quando parte, adesso se la senti in una radio. Le immagini. Sono le immagini, un film. Sì. Scorrono le immagini. Sì. Allora, ti dovevo dire una cosa, nell'onda me la sono completamente dimenticata, adesso me la ricorderò. Allora, che esercizi fate per scaldare la voce? Come se fossimo dei tenori, dei baritoni, invece. No, nessun esercizio, la maltrattiamo pure un po' sta cosa. Sì, un pochino sì. Io ho smesso di fumare da 10 anni, quindi... Hai fatto bene. Anzi, qui devo dire una cosa, un onore al merito a mia moglie, che ha smesso da 1 mese e mezzo. Brava, bravissima, ma quasi smetto pure io. Brava. Però certo, ecco.
quando ho smesso di io ho smesso di fumare tre volte, questa forse è la definitiva. C'è Fabio Benedetti. Sì, ciao che te lo dico a fare. Anche Isabella Marucci ci sta guardando, anche lei. Dove tilla? Su YouTube va a singhiozzo, lo so Gianna, ma poi metterò il video in HD. Marco Bonardelli, c'è anche Monica. Eccola qua, Domitilla, grande voglio tornata. Voglio ringraziare pubblicamente che oggi mi ha salvato la vita. Che cosa è successo? Allora, è arrivata da me, aveva un turno con me, ed è arrivata in ritardo perché il poveraccio ha trovato sulla tangenziale un blocco di macchina, eccetera, ed è arrivata, che ne so, tipo alle 5.10, 5.15. Allora ho detto, vabbè, un attimo solo e partiamo. Partiamo, lei da grande professionista qual è, si è messa lì. Lui fa pure un personaggio con l'accento francese, quindi una cosa un po' complicatina. A un certo punto mi fa, Sandro, che possiamo prendere qualcosa perché mi sento molto bene. Ho detto, beh certo, fermiamoci, andiamo alla macchinetta. Poi invece ho capito che lei aveva un calo di zucchero mostruoso, stava per svenire, addirittura ha visto la sala che gli girava intorno. Allora l'ho portata al bar, e questo perché ti ho salvato la vita, perché l'ho portata al bar, si è presa una piadina, un una bicchiere di Coca-Cola, un bel caffè pieno di zucchero ed è resuscitata. Meno male. E quindi sta in grandissima forma come al solito. Grandissimo spolvero, grazie, è andato via questa sera, veramente ci stanno problemi tecnici da tutte le parti. Grazie a Domitilla anche per essere stati con noi la settimana scorsa. La puntata di Domitilla la trovate su YouTube nella sezione Dopo Cena Con della pagina YouTube Radio Cigliano. Mi raccomando, andatela a vedere perché è stata una bella puntata. Ma stasera c'è Sandro Acerbo e andiamo avanti con i commenti. Ci sono anche dei WhatsApp ancora, se volete adesso nel prossimo potete salutare Andrea dalla Svizzera da parte mia, per favore, ci dice qualcuno che non si firma e noi lo salutiamo. Veramente stiamo passando saluti dall'Italia alla Svizzera. Bene. Allora, un altro grande artista che ci manca tanto, immagino che si parlasse di Vittorio. Ciao Domitilla sei un mito. Allora, un saluto da Casablanca da parte di Angelus Marino, che su Radio 1 New York ci segue nella nostra trasmissione. Ciao Angelo, se chiudo gli occhi, questa l'abbiamo già detta, bacione Domi. A Sandro volevo chiedere, visto che gli è capitato di doppiare anche qualche film italiano del genere commedia sexy, tipo La liceale nella classe dei ripetenti con Banfi e Loria Guida, se ha avvertito qualche differenza rispetto ai film stranieri. Qualche? Come qualche? Vabbè, diciamo di sì, certo, se no, mettiamo Brad Pitt con Banfi, insomma, guardate, con tutto allora, il bene che vogliamo a Banfi. All'epoca io doppiavo spesso film italiani dove c'era il classico belloccio che aveva la storia con la bonona del film, no? Tipo Gloria Guida, come c'è Carmen Villani, come esempio, no, che come no, Carmen Villani me la sognava la notte. La commedia sexy all'italiana, no, guarda, quanti ne abbiamo fatti. Ma lì stiamo parlando di un altro modo di fare il doppiaggio. Qui noi adesso stiamo lì a guardare il mezzo fotogramma, la voce che viene da destra anziché da sinistra, dalle spalle, mettiamo tutti i microfoni, e lì bastavano tre fiati e andavi alla grande. Era fatto il doppiaggio, veramente. Ci salutano anche Stefano Mondini e Franco Zucca, che si sono collegati in questo momento e sono con noi. Grazie di essere con noi, anche Luca Graziani, ma tanta gente. Federico, c'è anche Federica De Bortoli, ciao. Anadweb.it è il sito dove potete andare a chiedere, ecco, di fare un provino, se avete, se siete comunque capaci, se di sync ve ne intendete. Allora, c'è anche Giorgia Lepore che ci sta guardando, evviva! Allora, ciao zio da parte di Gianmarco. Gianmarco Capanna, ciao Gianmi. C'è anche James Garofalo che ci saluta, la piadina è la panacea. Questa è carina. Come mai hai scelto Acerbo anziché il tuo cognome? Vogliamo svelarla questa cosa? Vogliamo dirlo? Io non hai capito che furbo? Io avevo un po' di remore, però insomma, per esempio tua sorella si firma su Facebook col doppio cognome. Il nome d'arte. Acerbo, sì, si firma col doppio. E non c'è niente di strano, è semplicemente successo quando nel lontano 1961 mia madre, per il primo doppiaggio che facevo, che era appunto la carica dei 101, dovette andare alla allora CDC, si chiamava già CDC, e per firmare la liberatoria e l'autorizzazione al lavoro del minore. Certo. E in quello studio la combinazione ha voluto che ci fosse una vecchia amica, compagna di scuola di mia madre,
che la conosceva col nome da ragazza, quindi Paola Cerbo. Ha scritto la liberatoria con il nome, io sottoscritta Paola Cerbo, autorizzo mio figlio Sandro, quindi Sandro Acerbo, a partecipare al doppiaggio del film, eccetera, eccetera. In fede, Paola Cerbo. Da quel momento sono diventato, Sandro Acerbo. Siccome poi questo cognome vedevo che funzionava, andava bene, la gente se lo ricordava, mi portava fortuna. Perché non tenerlo? Ho detto, ma perché no? Una cosa fortuita da cui è nato il nome d'arte. Infatti non c'è niente di male nell'avere il nome d'arte. Poi c'è stato un momento in cui mi ha creato dei problemi, perché c'è stato un periodo in cui ho avuto l'onore anche di diventare direttore artistico della mia società, per cui comparivano i biglietti da visita come direttore artistico Alessandro Ancidoni, al doppiaggio ero Sandro Cerbo, i clienti non capivano più niente. Chi si è chiesto Alessandro Ancidoni? Ma siete in due allora? No. Ma c'è un gemello? C'è un gemello separato alla nascita. Va bene così. È bello, vabbè, alcuni di noi hanno il nome d'arte, vabbè, sono cose che normalissime, non hanno assolutamente... succede. E poi la maniera in cui ha preso Sandro è veramente bella, non lo sapevo io questa, ma hai dato una cosa anche a me. Cristina ci saluta, ciao, buona serata. Sandro Acerbo, ci fai una frase a Arica in Polemar, ma come facciamo a ricordarcela? Tu te la ricordi? Allora, aspetta, se c'è un attimo bianco, di pazienza, che l'Alzheimer si ferma. Io ti do tutto quello il tempo che vuoi. Ovunque, guarda, mi ricordo, ovunque nel mondo si trovino i malvagi, Arica in Polemar, per te è finita. Grande! Grande Sandro, eccezionale, ma questa l'ho fatta, mettetevela come suoneria del telefonino, veramente, dei messaggi, l'ho fatta su bianco, la potete estrapolare dalla diretta, perché veramente è strepitosa, se lo ricorda, si ricorda le frasi, mamma mia, io non mi ricordo le 7 stelle dell'orsa, figuriamoci. Allora, ti piace l'animazione giapponese, l'abbiamo già detto. Allora, ci lascia Lorenzo che va a lavorare, buon lavoro. E... Elena Morara, ciao Elena. Ciao Elena. Moretti vuole sapere qual è il mio piatto preferito. Le melanzane alla parmigiana. Beh, sono buone. Ma se e ti i tortellini in brodo. Se ti dovessi chiedere apposta, tu sei dolce o salato? Tendenzialmente più salato. Più salato. Però dolce c'è una cosa alla quale non so resistere. Che è? Cioè, ti faccio un paragone. Se tu mi metti vicino, chi c'è di quella modella che è stata la fidanzata di Ronaldo, la russa, che stava, diteci chi è, nei cartelloni di Intimissimi. non lo so. Se mi metti vicino quella e un bignè di San Giuseppe, La scelta è fatta, sicuramente la scelta il bignè è fatta di San Giuseppe. Ma c'hai ragione, porca miseria. Quindi il bignè di San Giuseppe salva il dolce, perché altrimenti sarebbe salato. Sì, no, mi piace anche il tiramisù, queste cose, però non sono uno che va a cercarseli. Però sei al ristorante e puoi prendere o un primo, lo prende, sì, cioè prendo, o salato o dolce, capito? No, scegli, no, prendo, stai alla tavola calda, il salato. Poi io sono molto settoriale, nel senso che per me il dolce è la mattina a colazione. Ah, ok. La sera ne fai a meno tranquilla. La sera ne posso fare a meno. Ok. E invece primi o secondi, a parte per il salato? I primi, in generale primi. Però poi, ecco, mi piacciono piatti tipo melanzane alla parmigiana, che sono una via di mezzo, possono essere sia un primo che un secondo, insomma, e quelle mi ci farei proprio in bagno. Ti ci faresti in bagno? Sì. E in cucina come sei tu? Una pippa. Niente, no, mi atteggio. La cosa bella, no, io sono molto bravo come vivandiere. Ah, a me piace tantissimo fare la spesa al mercato. Ah, vedi, al supermercato, tant'è vero che me ne occupo sempre principalmente io. E quindi so fare la spesa. Poi però per la parte creativa propria è meglio che ci pensi mia moglie. Ci pensa lei, assolutamente sì. E tu quando stacchi? Quando è finito? Non hai nulla da vedere, non hai nulla da preparare, il doppiaggio è finito e tu hai del tempo libero. Come ti piace impiegarlo, questo tempo libero? Guarda, premesso che io sono un irrequieto per natura, quindi seduto su un divano a leggere un libro è raro che È difficile.
La televisione me la dormo all'80-90%, perché siamo stanchi, perché ne facciamo anche tanto. Ne vedo molti programmi di seconda serata, perché mi dormo tutti i primi e mi vedo tutto dai 10:30 a mezzanotte da porta a porta in poi, per cui è difficile, cioè il sabato e la domenica è difficile che io rimanga a casa se non ho da lavorare o non ho da fare cose. C'è sempre qualcosa da fare. Ti trovi sempre qualcosa da fare. Sì, devo dire che, ti ho detto, io e mia moglie siamo dei grandi passeggiatori. Poi mi piace molto andare a correre, quindi prima giocavo a tennis, ma non gioco più per mancanza di avversari, ma non perché sono troppo forte, ma perché tutti dicono che sono una pippa e quindi non ci vuole giocare. Non voglio più giocare con te. Primo fra tutti mio figlio, che invece è bravo. E poi che altro? Mi piace molto andare al cinema, per me la serata... Il sabato, non dico ideale, però il sabato che mi piace molto è il cinema alle 8:30. Presto, 10:30, per carità di Dio. E alle 8:30 uscita dal cinema, una bella mangiatina insieme magari ad altri amici. E quella per me è la sera. Quindi il ristorante ci sta sempre bene da compagno, sempre. Poi viaggi e viaggi quando poi si parte. Senti un po', e invece tecnologicamente com'è, Sandro? Cioè... Mamma mia. Vabbè, hai un telefonino qui, sì, vedo. Sì. Scusa, ti faccio vedere questo qua che vedi, no? Che si apre pure, vedi qua si rompe, si apre. Questo, siccome mi si è rovinata la custodia. Se vado al negozio e dico scusi, volevo una custodia nuova, dice questo è troppo vecchio. Non esiste. Deve andare proprio direttamente alla Samsung, perché sennò non la trova. Rendete conto. Quindi non sei uno che cambia il telefonino ogni 3 minuti, non sei uno. E la musica digitale, tu la fruisci oppure no? Cos'è? Chi è? Allora io non vado oltre. Mi prendono in giro in macchina i miei figli, no? Ci sta una macchina che è la macchina che praticamente utilizziamo in famiglia nella maggior parte io, però poi quando è possibile la usa mio figlio la sera quando esce, per cui quando la usa mio figlio e quando la uso io si vede subito, perché quando la usa mio figlio poi la ritrovo sintonizzata su Globe, su canali così dove fanno musica eccetera, quando la uso io o su Rai 1 o su Rai 2. Tu ascolti il giornale radio, tu ascolti il giornale radio, quelli che parlano, cioè, sì, il ruggito del coniglio. Capirai, la mattina prima di andare al lavoro il ruggito del coniglio è immancabile, è immancabile. Vabbè. In diretta su Radio Cigliano 22:53, dopo cena con Sandro Acerbo, buttiamo un altro pezzo perché adesso è arrivato il momento e ci chiede il selfie anche Sasha dalla Svizzera. Abbiamo tanta gente. Vediamo che se ci indovini ascolta il pezzo. Oddio. La numero uno? La numero uno? Certo. Allora, senti, parliamone un attimo però prima di questa cosa qua. Sportivamente tu come sei? Io sono un tifoso della Roma, ma molto sui generis. Lo so che mi... Che vuol dire sui generis? Mi attirerò le antipatie di tanti colleghi. Io sono tifoso della Roma, ma alla finale di Champions League Juventus e Real Madrid ho tifato Juventus. E perché? Perché sono uno sportivo italiano e quindi secondo me quando una squadra italiana gioca all'estero e si gioca una cosa importante, giustissimo, secondo me va tifata perché è una squadra italiana. Non va gufata perché sei di un'altra parrocchia. Poi in Italia se la Juventus perde e la Roma vince è evidente che sono contento. Certo. Sennò che, sennò una finale di Coppa Italia Roma-Juventus. Non c'è dubbio. Non, ma c'è sei anche un tipo da stadio? No. No. Ci vado, non ci sono mai andato tanto. Ma perché sai che c'è? Che considero, mi piace la partita, le vedo quasi sempre, tutte le settimane. Quindi la partita a casa tua c'è? Sempre. C'è. No, mia moglie dice io mi vedrei più le corse dei sacchi, quindi lo sport io sono uno di quelli proprio che gli piace tanto. Però la partita allo stadio ha una valenza diversa, cioè ti impegna di più a livello familiare. Cioè tu, se c'è la partita alle 3, intanto... Se c'è da andare a mangiare fuori devi dire scusate io non posso venire. Certo. Perché se c'è da andare a fare una gita ci vai quando la Roma gioca fuori casa, no? Quindi c'hai tutta una serie di problemi che, ai quali non mi piace rinunciare, perché mi piace andare a fare la gita fuori, andare a mangiare fuori, vedere la partita quando è possibile, però non è che sto con la cosa oddio se non vedo la partita muoio. Ma qua ti dicono hai pianto all'addio di Totti?
Te lo sei visto? Sono commosso anch'io, certo. Te lo sei visto? Ma ho trovato quella cosa che ha scritto quello. Andrebbe messo come genio assoluto. Speravo di morir prima. Speravo di morir prima, è meravigliosa. Più bella. Credo allora, nella io non sono calcistico, ma quella me la sono vista in diretta. Poi ho trovato anche un canale regionale qui, sui canali regionali del digitale terrestre, che la mandava, ma la prima parte me la sono vista sul telefonino, sì, guardandola, che c'era la diretta, sì, della Roma, ed era, è stato un gran momento. Tu, Totti, per te... No, è stato, guarda, Totti è stato, non a caso ho scelto questo pezzo che poi adesso andrà. Perché in quell'anno io ho vissuto dal vivo, ho avuto la fortuna di vivere dal vivo l'ultima partita di campionato, 3-1 col Parma e lo scudetto da Roma. È stato quanto di più bello, esaltante si potesse avere per cui è un ricordo, fra l'altro, legato anche a un momento bellissimo di vacanza, perché stavo a Sperlonga, quindi al mare, mi sono visto la partita in mutande con le ciabatte, che figata, una cosa bellissima. E allora questa è la fede calcistica di Sandro Acerbo, che non si nega mai, e lui è Antonello Venditti, che con Roma, Roma, Roma l'ha portata al trionfo su Radio Cigliano. E vabbè, è il tuo inno, questo è l'inno. Bella. E altri sport? Tu sei uno di quelli che quando ci sono le Olimpiadi si piazza lì? Ma è difficile, potendo, perché agosto... Ti ricordi quando ci sono quelle notturne? Belle. Quelle sono belle, perché pure quelle si guardano. Guarda, le Olimpiadi io ne vedrei tutto. Sì. Però, anche il curling. No, quello piaceva a mia moglie. Ah, vabbè. Mia moglie, che è un'antisportiva per eccellenza, gli piaceva il curling. Tanti gli domandavamo, scusa, ma come te fa? Com'è, ma come ti è venuto? Sì. Vabbè. No, mi piace tantissimo il nuoto e l'atletica leggera, quelle sono imperdibili quando c'è l'Olimpiade. E sono proprio le attività proprio più belle proprio da Olimpiade. Poi a me piace come sport il tennis da morire, lo condivido con mio figlio. Infatti, l'hai fatto anche, quindi. Sì, ho giocato anche un pochino. Mettiti un po' avanti, che su Facebook sei impallatissimo dal mio microfono. No. Vedi? Questa è quella vecchia. No. Adesso questa è l'immagine. Perché questa è l'immagine, cioè, questa è l'immagine vera, corretta. Ciao a tutti. No, mi piace molto il tennis, mi piace. Gioco a calcetto quando posso, sempre a livello molto così familiare e amatoriale. Insomma, non sto fermo, questa è la verità, ed si ricollega a quello che dicevo prima, relativamente alla qualità della propria vita. È vero. Importante muoversi, fare attività sportiva, perché aiuta a stare meglio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Facciamoci il selfie di giornata. Ne scatto due. La telecamera sta qua, se la vuoi guardare, qua laterale. Dai! E uno, due, tre. Dai! Aspetta, fanne un'altra. Evviva! Abbiamo fatto il selfie di giornata. E adesso... ho avuto dei problemi tecnici, chi mi ha ascoltato finora, la trasmissione non sta andando in onda correttamente su Facebook, ci abbiamo questo muletto, ma sta andando su YouTube in diretta, quindi se ci volete seguire su YouTube, dove c'è qualche drop frame, altrimenti seguiteci qui, condividete sempre, e adesso finalmente possiamo mandarvi il selfie di giornata che abbiamo appena prodotto e che ci stiamo mandando. Eccolo, è arrivato, questo lo posso spegnere. E torniamo in diretta su Roma, Roma, Roma. Quindi sei coro da stadio da casa. Bello, tu. Questo mi ricordo, che ne so, Roma-Barcellona. Sono andato, mi hanno regalato per i 60 anni, gli amici mi hanno regalato il biglietto di Montemario quando andavo a Roma-Barcellona. E mi sono messo lì in piedi da solo come uno scemo. Vabbè, però il tifo è tifo, vabbè. Il tifo è fede, veramente. Poi ognuno di noi diventa un po' allenatore quando, sì, quando ci sono le partite buone, tesse elogi, e quando ci sono quelle cattive, sempre: ah, ma io avrei fatto in questa maniera. Sì, tu sei uno che commenta? Ma sì, commento, poi mi rendo conto di essere un po' stupido. No, vabbè, stupido no. Ci sono tanti amici, c'è anche Anna Cesareni che si è collegata, Anna! C'è Alessandra Chiari che ci sta guardando. Andiamo a vedere qualche altra domanda. Allora, ho partecipato vocalmente all'addio, ho fatto un addio per Totti che è stato pubblicato, molto carino. C'è anche Carl che ci segue da Filadelfia, grazie Carl. Da quant'è che doppi Will Smith? Non doppi Will Smith? Da poco, perché
era Collateral Beauty, quindi l'ho doppiato credo gennaio di quest'anno o fine da poco dell'anno, insomma gennaio di quest'anno. Sì. Allora, tra l'altro sono andato a New York e ho ritrovato il ristorante dove di una scena del film, molto carino. Senti, ci sta Matteo che dice devo andare a letto, ma siamo i numeri uno. Questa domanda sorge spontanea, chi, Matteo? E dice se non chiedo troppo ci piacerebbe sono in più un saluto sul bianco da Sandro in mandorità Michael J. Fox. Sul bianco che è? Che ti tolgo la musichetta. Ma sono i miei amici padovani Matteo e Giorgia, quelli che si erano appena sposati. Aspetta che ti metto su bianco, avvicinati pure e fai quello che vuoi. Ehi Doc, salutiamo Matteo e Giorgia. Ciao Matteo e Giorgia da Marty McFly. Grandissimo. Allora, voi avete qui Sandro Acerbo stasera, non c'è per molto ancora, perché poi a un certo punto chiuderemo, però sappiate che se fate richieste lui è geniale. Poi tra l'altro mi diverto, a te sei uno di quelli che veramente la voce ti è cambiata poco negli anni. Sì, veramente. Ma poco. Ti dirò che questo pure è un fatto, no? Certe volte mi piacerebbe avere una voce un po' più profonda, che copra meglio anche personaggi. Poi però poi mi dico, ma perché? Perché me credo? Questa funziona da va Dio. Bene, questa funziona da Dio. Sempre in diretta su Radio Cigliano 2302 a dopo cena con Sandro Acerbo. Su Facebook funziona tutto. Buonanotte a Rachele che va a dormire. Ciao Rachele. Ha trascorso una bella serata. Evviva! Se vuoi vedere il finale di questa puntata, YouTube, pagina di YouTube Radio Cigliano, iscrivetevi. Stiamo diventando di più, ma lo vogliamo far diventare, vogliamo esplodere veramente. Iscrivetevi sulla pagina YouTube Radio Cigliano. Io vi seguo su Facebook e dice Isabella Marucci. Sì, ma ci stai seguendo da questa telecamerina, che è una telecamerina un po' così, un po' rimediata, perché ci ha avuto dei problemi tecnici che non finiscono più. La stiamo mandando anche in diretta su YouTube e poi ci sarà il video su YouTube. L'ho detto tante volte, sempre ripetita Juvent. Sandro, te lo ricordi, Tre Cuori in Affitto? Le prime sei stagioni sono state fatte a Roma, le altre a Milano. Perché? Sono state fatte, è stato un cambio di voci? No, pensa, scusate, non ho memoria, non ho memoria. Delle dinamiche che sì, purtroppo. Io non ho memoria, poi tra l'altro levarvi a voi da quella lavorazione, secondo me è stato, vorrei capire chi è il genio, vorrei salutarlo anche. Qualcuno che ha pensato bene che fosse più importante risparmiare 4 lire invece che portare avanti un prodotto bello così, come lo facevate voi. Tra l'altro giuro, non ho memoria, ma manco un secondo di Tre Cuori in Affitto, ecco, non doppiato, vedi, bravo da loro. Maurizio Galeone. Il senso di giustizia mi chiama ovunque nel mondo ci siano dei malvagi. Harry Campolimar. T'ha messo la frase. È finita. Grande, grandissimo. Grazie Maurizio. Sono un appassionato di doppiaggio, dice Antonio, siete semplicemente mitici. Ale, leggi la domanda sul live action Dai. Oddio, non me Christian, riproponimela perché diceva ci sarà un live action di Harry Campolimar, se non mi ricordo male, e ti chiedeva se lo doppierai tu. Non lo so. Non si sa. No. Non lo sappiamo. Si vergognano. No, non si vergognano. T'assicuro, non si vergognano assolutamente. Invece mi piace la domanda di Angelo Venezia. Leggila. Il doppiaggio, economicamente parlando, dà delle belle soddisfazioni? È un lavoro che fatto al vostro livello fa guadagnare bene? Non se ne parla molto. Io credo di sì, anche se alcuni dicono di no. Vabbè. Hai il microfono. Allora, posso rispondere questo. Che un muratore, se sentisse quello che guadagniamo noi, secondo me si incazza. Sì, si incazza parecchio, è vero, perché poi noi comunque facciamo intrattenimento. Vi assicuro che se una starlette qualsiasi, di quelle che vengono invitate in discoteca e che stanno lì a fare e a ballare un po' di scinte e che gli danno un fracco di soldi per andare là, rispetto a quanto guadagniamo noi, no, dice sicuro. Poveracci. Però è anche vero che bisogna tener conto del fatto che noi andiamo a colpire un mondo dove girano certi interessi, certa pubblicità, quindi ogni cosa ha la sua dimensione. È come quando facciamo il discorso, con le dovute dimensioni diverse ovviamente, fra il giocatore di calcio che guadagna troppo. Il giocatore di calcio sì, guadagna troppo, però è anche commisurato al giro d'affari che muove. Sì, quello è. Questo purtroppo fa parte del nostro mondo economico, forse
falsato, forse drogato, però purtroppo gira così, credo. Gira così. Ciao Anton Giulio Castagne e Barbara Pitotti che ci stanno seguendo. Fabrizio chiede: sappiamo che per le serie TV arrivano le puntate da doppiare pochi giorni prima, e questa è una novità, perché non era così. Ma per i film quanto tempo prima vi arrivano, e mediamente quanto tempo vi danno per la consegna? Allora, faccio un esempio di un film che ho doppiato recentemente. Io ero ancora in sala a doppiarlo a 15 giorni dall'uscita del film, e per essere pratici, in genere un film, per uscire in maniera decente con tutta la pubblicità, tutte le copie eccetera, deve essere pronto minimo un mese prima rispetto all'uscita. Sì. Noi a 15 giorni dall'uscita del film ancora eravamo in sala e ancora arrivava materiale nuovo. Per capirci, dalla prima versione preliminare eravamo arrivati alla settima. Sì. E quindi purtroppo ci sono dei film che funzionano così. In genere sono i film più grossi, più importanti. Ci arrivano dei preliminari nei quali ci sono addirittura delle scene cambiate, delle scene montate diversamente, o delle scene eliminate, o delle scene aggiunte. Noi doppiamo il preliminare, poi doppiamo il preliminare 2, poi il 3. Mi hanno parlato oggi di un P9. P9 è quello del telefonino. Del telefonino, il T9 era T9. Quello. Mentre questo è un P9, ci arrivano i P9, i P12, e poi arriva il final. E sul final a volte ci sono anche degli aggiustamenti, come dopo come succede. Come no, come no. Quindi a volte noi veramente stiamo in sala e il film, vediamo i trailer, vediamo il lancio dei cartelloni e diciamo scusa, ma io quello... A volte scherzando diciamo tra un po' andiamo fuori all'Adriano col microfonino, ci mettiamo in galleria e facciamo il doppiaggio al volo col microfonino. Però purtroppo anche quello fa parte non delle va dinamiche bene. di questo mestiere. Secondo me, io do un giudizio, non va bene, perché poi il film non si può fare dai doppia, perché diciamo il doppiaggio a mazzo di asparagi, quanto costa sto mazzo, butta i mazzi però sul tavolo. La cosa grave è che poi alla fine lo facciamo bene lo stesso. Sì, è questo che ci prendono gusto. C'è anche Nisim Onorato che ci sta seguendo. Ciao Nisim. Grazie. Allora, famiglie nel doppiaggio storiche, perché spesso vi sposate spesso tra colleghi? Rischio endogamia tra due generazioni. Signori, non succede soltanto nel doppiaggio, che poi ci si conosca sul posto di lavoro e che... Allora, io pure, di razzati esterni. Guarda, io ho scelto di volutamente, poi nella vita non è che puoi sapere a priori quello che ti succederà, certo. Però mia moglie non fa parte proprio nella maniera più assoluta di questo mondo, ed è una scelta che ho fatto. Finisci che poi lo mando in onda. È una scelta che ho fatto anche coscientemente, mi sono trovato bene, insomma. E intanto Lillo, il famoso Lillo Campino, che è veramente geniale, che cosa fa? T'ha messo su Jack Ritter, t'ha messo ha levato la faccia e ci ha messo la sua. Lo trovate su YouTube, voi di Facebook non lo potete vedere, mannaggia, ma Lillo sta mandando delle perle veramente eccezionali. Bravo. Allora, nella prossima canzone io mando a tutti quanti, sperando di riuscirci all'interno di una sola canzone, il selfie di giornata che abbiamo prodotto, ma voi potete continuare a mandarci i vostri controselfie e le richieste del selfie di giornata al numero 328-7948-796. Allora, ci ha mandato... aspetta, chi sei? Perché Donato ci ha mandato la poesia che ha l'attore Pierfrancesco Favino ha scritto per l'addio di Totti. Se Sandro la leggesse approfittando della sua meravigliosa voce sarebbe il top. Ma è lunga, è finita, è una cosa infinita. Magari ci organizziamo un'altra volta, sì, la registriamo, sì, dai, ed è meglio, perché è veramente un po' complicato adesso. Altro pezzo, Sandro. Sempre evidentemente il refrain, anche se a me piace moltissimo la montagna e sciare, ho scelto un altro pezzo da mare. La numero? Per te 8. Per me 8. Questa è bella, questo è un pezzo dell'82, tra l'altro un pezzo di Franco Battiato, scritto da Franco Battiato, esatto. Per una grande interprete che ci ha lasciati, ma strepitosa, sì, secondo me. E che cosa ti porta questo pezzo? Veramente il mare? Sì, è proprio l'aria della vacanza. La vacanza nella sua accezione più pura. Anche perché poi se senti le parole è proprio una canzone leggera, no? Sì. Però
È proprio quello la vacanza, è proprio la spensieratezza e non pensare a niente, non avere problemi di orari, di soldi, di gabbiani, di ombrelloni, tutto. La spensieratezza della vacanza. E allora ascoltiamocelo in diretta su Radio Cigliano, si sono fatte le 23:10, ma abbiamo ancora qualcosa da dirvi e ve la diremo insieme a Sandro Cervo a Dopo Cena Con. Questa è Giuni Russo, pezzo scritto da Franco Battiato nel 1982. Ascoltate che meraviglia e andate al mare, un'estate al mare. Bella, bella questa. Questa è veramente bella. Sesto pezzo portato da Sandro oggi. Ne mancano due. Io sto vedendo che m'hai messo come... Perché stai andando in ordine cronologico, mi sa, sì. Vero? Ah, adesso ho capito perché, adesso ho capito. Allora, grande Sandro Giuni Russo, ti ha riconosciuto al volo Marco da Milano. Paola Maiano c'è anche. Ciao! Che ti chiama col tuo nome di battesimo. Sì, ciao sì. Alessandro. Lei è... E poi qualcun altro mi chiama così, pochissimi, purtroppo sono tutti Sandro, Sandrino, Sandruccio. Senti, c'è Nisim che sì, ci invita sì, per una polenta. Veniamo. Assolutamente. Oddio, la polenta adesso forse non è proprio. No, verso settembre-ottobre. Appena rinfresca un po', perché veramente se fa il caldo che c'è sta adesso, anche su dalle parti tue, veramente è da morire. Mazza, un sacco di gente sta scrivendo. Hai visto quanta gente sta scrivendo? Bravi. Allora, avevo visto un altro commento carino. Aspetta, dov'era? Alessio, doppieresti Kenshiro in un live action come Dio comanda? Non vi dico niente, può essere, perché forse succede qualcosa, non lo so, vedremo che cosa succederà in futuro. Allora, vediamo, che ho visto una domanda, non la vedo più. Molto sinceri, dice Angelo, per la risposta che gli abbiamo dato, vi stimo. Se ti hanno sentito stasera ti ingaggiano subito. Ale, come si isola il suo Polymar sul bianco? Devi far scorrere la puntata e con un computer e con l'altro apri un programma di registrazione qualsiasi e te lo registri. È abbastanza facile. Intervista col vampiro, com'era? Bel filmone, eh? Mamma mia, io mi ricordo che ci invitarono all'anteprima, alla visione del film in originale. Ah, mamma, una delle poche rare volte. Sì, però, posso? Dimmi. Posso? Dov'è? Qual è la telecamera? La telecamera in questo momento è quella. vabbè, succede, però bel filmone, dai, era, ma sì, non certo, era male. Io mi sono appassionato a vederlo in quel momento. Allora, quando è uscito, dico... Voglio intanto iniziare a mandare il selfie di giornata. Eccolo qua che sta arrivando. E per averlo avete una sola maniera: chiederci. È pure finito, ho perso il controllo del tempo, ho perso. Ma ve lo mando, eh? Abbiate pazienza che ve lo mando sicuramente. Intanto torniamo in diretta, perché qua ci sono gli uccelli. Senti, che sono gli uccelli? È la voce di Giuni Russo, gli acuti di Giuni Russo, grandissima. Andiamo al mare? È quasi ora, è veramente quasi ora. Ce l'hai fatto? Ah, bravo. Già mi sono fatto qualche bel weekendino. Con bagno annesso? Sì. Mamma mia, sei un temerario. Ho fatto un bagno al Circeo l'altra volta. Vabbè, adesso fa caldo, però adesso si muore di caldo. Un giugno così anomalo. Ricorda un po' quello del 2003. Speriamo di non pagarlo. Eh sì, perché poi si paga. E poi noi sempre in vacanza agosto andiamo. È sempre là. E poi in agosto temporali e cose. Tra l'altro mi diceva Tiziana Guida, che conduce con me i Digustis e i Trigustis, che il lago di Bracciano si è ritirato moltissimo. C'è la spiaggia lunghissima perché c'è grande siccità. È sinonimo proprio di siccità. Speriamo che piova un pochino, perché è bello. Tanti colleghi anche dicono: ah, che bella è arrivata l'estate. Però insomma, i raccolti, l'acqua, siamo messi male, siamo messi un po' male quest'anno, lo stiamo veramente patendo. Tu sei da caldo o freddo? Io sono proprio l'italiano medie, perché caldo quando è caldo e freddo quando è freddo. Quindi l'inverno deve essere freddo. A me la montagna mi piace fredda. A te piace? Cioè, fa proprio freddo, cioè proprio meno qualcosa, meno parecchio, ammazzamme, capito? E quindi vai sugli sci. A voglia, io ci starei tutta la stagione. Se può farci, riusciamo. Porca miseria, però è bello. E però d'estate, una lucertola. D'estate mare. D'estate al mare. Non so di quelli che piace la camminata in montagna, anche perché non so proprio... Naturista, diciamo. No, non so abituato, devi essere, averlo fatto, essere bravo, fare ferrate, però le devi saper fare. Non è che ti puoi improvvisare. No, certo, vai, è vero. Ferrate, così è caschi di sotto. E arrivederci, Sandro. Il primo.
Ciao Pino! Finalmente! Ciao Pino, finalmente! Sappi che se vuoi questa opportunità devi regalare Portami un biglietto. Su una ferrata. Devi regalare un biglietto per la montagna d'estate a Sandro Cervo e potrai avere questa possibilità. Scherziamo ovviamente, Pino. E tra l'altro spero di averlo qui una volta. Vediamo se ci viene. Mi piacerebbe anche questo. Tanti commenti ancora, non smetto. Vi è mai capitato di doppiare da malati? Mi sembra di ricordare alcuni film in cui si sentiva che il doppiatore, come sono io stasera, fosse raffreddato. Certo, io mi ricordo, era Godzilla, 40 di febbre. Mamma mia! Il film non c'erano santi. E doveva uscire. No, anche perché venivamo da uno sciopero. Ah. Quindi il film era stato bloccato per lo sciopero. Quando, appena ripreso dallo sciopero, un minuto dopo si stava in sala. Mi è venuto 40 di febbre. Per cui mi telefonò Giorgio Piazza: Sandro, cerca di fare uno sforzo. Io ho fatto questo sforzo, sono andato lì, però mamma mia, quello è proprio sulle forze. Ci succede anche di essere raffreddati. Sì, ci sono delle volte che uno telefona e dice: guarda, io proprio non sono raffreddato, sono strachiuso. E a volte però il direttore ti dice: devi farlo lo stesso, devi venire lo stesso. E quindi posso ringraziare pubblicamente per il complimento questo Antonio Mastroianni. Viva sempre il doppiaggio, abbasso i sottotitoli, siete degni eredi di Locchi e Grandi. Grande, grazie. Troppo buono. Grazie. Senti un po', ma la polemica del doppiaggio, la polemicona che c'è stata negli anni, perché è ovvio, ci chiedono un po' tutti quanti, qui velatamente ci è stato chiesto. E doppiare sì, doppiare no, il doppiaggio che snatura l'opera originale, che è meglio il sottotitolo, o addirittura meglio nulla, ultimamente addirittura meglio nulla, sento dire. Tu che ne pensi? Io penso che, essendo il nostro un paese altamente democratico, fino a prova contraria, bisogna dare l'opportunità a chi vuole di poter andare al cinema, in un cinema, dove sentire il film in originale e goderselo in originale se gli piace e soprattutto se lo capisce. Però bisogna anche dare di converso agli altri l'opportunità di andare al cinema, godersi il film in serenità, con i popcorn senza l'ansia del sottotitolo e non capire, vedere dei bei doppiaggi di super professionisti, perché ci sono dei film che sembrano doppiati in italiano per come sono doppiati bene, girati in italiano. Per cui lascio giusto, però è evidente che anche lì c'è un fattore economico. Il film in originale tira 1, il film doppiato tira 100. Certo. E allora manteniamo questo rapporto. Nessuno... C'è chi dice: forse noi avremmo già imparato l'inglese se non ci fossero stati film doppiati. Ma tu ce lo come vedi in Olanda, il Borgataro, come... tu ce lo vedi il Borgataro che parla fluentemente l'inglese. Sì, infatti. Perché è andato a vedere i film in originale. Io ripeto, questi sono un po' fenomeni da grandi città. Sono un po' fenomeni da grandi città. E ricordo sempre, per dire due cose che ricordo io: uno, che il regista non aveva nessuna intenzione di far sentire delle cose strane nell'orecchio alla gente che va a vedere il film in televisione, al cinema, e due, che c'è anche della gente che la televisione e il cinema li prende come puro intrattenimento, che non gliene può fregare di meno che è un'opera d'arte, e alcune cose sono state girate per quello. Poi proprio pare per intrattenere, tutti i film che escono sono opere d'arte. L'85% sono film di intrattenimento di vario genere. Poi esiste quel 10%, come dire, d'autore, e quel 5% che è opera d'arte in senso lato. Sì. Però poi la gente va al cinema e deve... Già ci vanno poco al cinema, guardiamoci chiaro. Ci andrebbe più nessuno, ci stanno degli ragazzi. Incassi che fanno veramente mettere a piangere, sì, in questo periodo soprattutto. Se poi mettiamo solo i film in originale, veramente... questo mestiere lo buttiamo, ma non il nostro, parlo in generale la cinematografia, la televisione anche, ma pure in televisione, ma tu delle sitcom che vediamo, ma col sottotitolo noi la perdiamo tutto, senza fermo restando che sono in moltissimi casi doppiate anche bene, per cui fruibili in maniera adeguata. Non stiamo parlando di... cioè, poi noi stiamo sempre a fare la polemica, ci stanno quelli che hanno una camera e cucina nel doppiaggio, ci stanno, però ci stanno anche tanti bravi professionisti a tutti i livelli che tirano fuori dei doppiaggi di altissimo livello, e noi andiamo a vedere quelli, non dobbiamo andare a vedere per forza il film di terza categoria doppiato da Pizza e Fighi in una camera e cucina.
Non, è bisogno, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, forse non c'è proprio bisogno di vederlo quel film a volte. E ricordo che questo discorso io lo sposo completamente è la maniera... Non per nulla, un po' tutti quanti i registi, tranne quattro che hanno la puzza sotto il naso, dicono che il doppiaggio aiuta la diffusione all'estero dei propri film. Come anche un film in italiano lo vai a proiettare a Londra, ma che idee ti può dare? Cosa ti può fare? Un buon film con un buon adattamento, perché tu sei anche direttore e dialoghista e lo sai quant'è l'importanza, certo. Il dialogo, quanto è fondamentale nel doppiaggio. Ma certo. Quindi un buon dialogo e un buon doppiaggio. Ecco, mi fa specie che alcuni registi italiani, non voglio fare nomi, con i quali anch'io ho lavorato, sono nati come registi che per diventare famosi all'estero doppiavano i propri film, certo. E poi improvvisamente hanno scatenato una polemica sterile sul doppiaggio dicendo che è un mestiere inutile e che noi, cioè voglio dire, nella vita serve un minimo di coerenza. Sì, serve coerenza, ecco. Io dico anche poi questo. Puoi anche non essere d'accordo, puoi anche dire io preferisco il film non doppiato perché lo apprezzo di più, ma è una tua scelta personale, non deve diventare un must per tutti. Anche una linea guida, perché una linea guida? E quindi vabbè. Non ce n'abbiamo veramente bisogno. Comunque, questo è un mestiere che lo sappiamo fare, lo facciamo bene, quindi andate a vedere i film doppiati perché continuerete a divertirvi. Sì. Ecco. E il film sarà quello che è voluto essere in originale, in lingua originale, esattamente come lo vedete. Possiamo sbagliare anche noi, ma molte volte, anzi moltissime volte, la quasi totalità delle volte, non sbagliamo. Questa è una bella domanda. Secondo voi, dice Alessandro, nelle scene particolarmente forti, per raggiungere l'interpretazione più vera possibile, si tende a far ricorso alla sola tecnica, quindi senza intensi coinvolgimenti emotivi, oppure si deve provare in prima battuta l'emozione, attingendo a proprie esperienze personali forti, ma stando attenti a non scollare? Lo chiedo perché ho sentito opinioni divergenti in merito da diverse interviste a doppiatori e volevo anche la vostra opinione. Certo, questa è una domandona. Questa è una domandona. No, è una domanda intelligente in realtà. È evidente che oramai quando fai questo mestiere da tanti anni ci metti anche tanta tecnica. Però la tecnica, se non è accompagnata da qualcosa che c'è dentro e che metti insieme a quella tecnica, si sente la differenza. Cioè, se io faccio una scena drammatica senza entrare intimamente nelle emozioni di quel personaggio, ma la faccio semplicemente per andare a sync e tirare fuori qualcosa che dia l'idea di una cosa ben fatta, si sente la differenza. Per cui è come quelli che sanno urlare in maniera tecnica e quelli che sanno solo urlare in maniera vera. Sì. Tant'è vero che chi urla in maniera tecnica non perde mai la voce, chi urla in maniera vera perde la voce. Io la perdo, per esempio. È proprio una questione. A volte la tecnica ti salva, però poi ci devi mettere, secondo me, cuore. Una domanda per entrambi: quanto è brutto doppiare in colonna separata rispetto al passato, quando si aveva maggiore contatto con i doppiatori in sala? Beh, ci siamo abituati. È un modo, è un'evoluzione anche comodo anche, forse, per no? noi, per soprattutto per chi lavora molto, per avere, diciamo, per ottimizzare gli impegni, sì. Perché se no rischieresti di non poter fare più di una cosa insieme. E con i sistemi attuali è sempre messo che è meglio lavorare insieme, rispondersi e parlarsi, però con i sistemi attuali, dove tu hai la possibilità di risentire esattamente quello che ha fatto l'altro e comunque il direttore di doppiaggio può valutare se il dialogo fra i due funziona perfettamente, alla fine credo che non vi accorgiate di nulla se il film è fatto in colonna separata. Non ce ne accorgiamo neanche noi. A volte neanche noi. Io voglio salutare Noemi Gifuni, che si è collegata su Facebook e ci sta guardando. Ciao Noemi, grazie di essere con noi, una grandissima amica, grandissima collega, e la voglio veramente ringraziare e di essere con noi, perché è bellissimo. Sono felicissimo di averti qui con me, Noemi. Senti un po', direttore, dialoghista o attore? A Sandro Acerbo cosa piace di più? Dove si esprime meglio? No, senza dubbio come attore. Non, diciamo nell'ordine del 60-30-10.
60 l'attore, 30 il direttore, 10 il dialoghista. Il dialoghista, che poi il dialoghista è strettamente commisurato al direttore, nel senso che io faccio solo i dialoghi dei film che dirigo, non certo. è che faccia dialoghi esterni per altri, quindi, sì. E, ma questo fa parte della mia indole, nel senso che mi piace il contatto, con la sala, con la sala, col leggio, col personaggio, con è bello, è bellissimo. Però anche il mestiere di direttore mi ha dato e mi sta dando grandi soddisfazioni, intendiamoci. Sì, Saso, mandato in onda il tuo WhatsApp. Alessandro Top, dice Paola Maiano. Barbara Pitotti si sta a fare un sacco di risate. Di la verità, Alessio, tu odi il caldo? Sì, signore e signori che siete qui all'ascolto su Radio Cigliano alle 23:26 a dopo cena con Sandro Acerbo. Faccio una piccola parentesi, sapete che io sono un maggiordomo, dico una cosa personale: sì, odio il caldo e quindi sto schiattando in questi giorni, sto morendo. Bravo Sandro, viva lo sci da parte di Carlo. E poi The Winter is Coming, dice non certo. ci sembra proprio, no, Paola, nel trono di spade. Nel trono di spade, sì. Grande Giorgio Piazza da parte di Barbara. Allora, i doppiatori italiani sono i migliori al mondo. I film in lingua originale spesso sono monotoni e col doppiaggio nostro ne guadagnano. Questo va a volte, seconda delle orecchie. A volte. Vi ricordo sempre che ormai dovunque c'è un tastino simpaticissimo, potete commutare e andarvi a vedere il film in lingua originale e non fate un danno a nessuno. Allora, viva il doppiaggio, dice Monica. Tutta la vita i sottotitoli, a parte trovarne qualcuno di recente, ma distraggono, e lo dico da professoressa di lingue. Vedi? Quindi una professoressa di lingue in questo momento ci dice che il doppiaggio, che una cosa è studiare le lingue, e fatelo, mi raccomando, con tutti i criteri possibili, ma un'altra cosa è divertirsi davanti a un film o davanti a un telefilm. Allora, alcuni attori originali sono ascoltabili, ricordo sempre che per noi sono molto esotici, e per loro sono ascoltabilissimi, per noi sono molto esotici, quindi questo è il doppiaggio. No, inascoltabili. È inascoltabili, nel senso che senti la voce e dici che voce strana che c'ha, però per loro è giusta, per loro è giusta. Forse noi, tu quando senti un doppiaggio in spagnolo, non ti sembra tutto caricato? Guarda, io sono un po', no, siccome lo spagnolo è una lingua che mi piace da morire, allora sono un po', però in realtà... mi è capitato di andare, che ne so, in albergo in Spagna, vedi, accendi la televisione, una cosa doppiata in spagnolo è, per noi è ridicola. Eh sì, è ridicola, come in tedesco, no? Sì, in tedesco. No, no, sembra o in francese c'è sta il gangster di turno che suona melenso, sì, no, no? Suona un po' troppo effeminato forse, e quindi ogni lingua ha le sue caratteristiche. Infatti. E vi ripeto, riportare nella lingua di chi sta fruendo il film qualcosa che è stato fatto in una lingua diversa è semplicemente un'operazione che va a completare il film, non è un'operazione che lo va a sminuire. Tanti ci fanno il complimento sul doppiaggio e ci dicono che siamo, che diamo qualcosa in più, tipo Barbara Pitotti. Una domanda per entrambi: voi sentite la differenza tra la recitazione vostra e dei vostri colleghi doppiatori con quelle, con quella recitazione degli altri attori italiani, di chi non fa doppiaggio? Hanno un modo di recitare, ma non di recitare, di emettere. Di emettere, di emissione. Di tirare fuori la voce. Succede che senti la differenza. Infatti io sono favorevole alla presa diretta integrale. Quando succede che ci sono quei film in cui ci stanno 5 attori, di cui 4 in presa diretta integrale, e uno va doppiato perché è straniero... Sì. Purtroppo, per quanto l'attore e doppiatore sia bravissimo, senti la differenza con gli altri 4. Purtroppo questo è un fatto che... A volte ti chiedono di sminuirti o comunque di fare una cosa più vicina alla presa diretta, che non è nelle nostre corde. E non è nelle nostre corde perché non sappiamo magari sbiascicare una parola, ma perché l'emissione è diversa. Un tipo di emissione proprio diversa, è un tipo tecnicamente di diversa. Questo strumento che abbiamo davanti è uno strumento che lo devi conoscere, lo devi imparare a gestire. Non è uno strumento facile da gestire. È uno strumento che fa sentire tutto. Quante volte, Sandro, ti è capitato di fare una cosa e poi andare in regia, riascoltarla e renderti conto che è uscita fuori una cosa diversa da quella che avevi sentito tu in sala? Quasi microfono ti dà una pastosità alla voce, ti accompagna la voce, te la accarezza, a volte la rende più aspra. A volte ti fa togliere scivolate. Vero. Che tu pensi di aver detto una fotta, invece... E invece vai di là ed è chiarissimo.
bellissima, tu la vorresti rifare. Sì. E invece ma che è perfetta, non c'è la fotta, non si sente per niente. È amico e nemico il microfono, quindi bisogna, è uno strumento che bisogna, ma come anche lo stetoscopio del medico, io non saprei usarlo, non saprei che farne. Se sei un medico devi avere familiarità evidente, assoluta. Evidente. Settimo brano di Sandro, ecco, ne abbiamo solo due e adesso so quale caricare perché ho capito il tuo criterio. Vai. Allora, devi spiegarmelo. Questo me lo devi spiegare. Allora, questo una volta tanto nella serata, invece di essere legato a mia moglie, è legato a mia figlia. Oh. Allora, 1989. Sarà stato presumibilmente marzo. Mia figlia è nata a fine marzo 1988. Aveva appena cominciato a camminare, quindi nell'89, e uscì questa canzone, La Lambada, e la trovammo nel mezzo del salone che ballava La Lambada. E quindi questa cosa ci è rimasta impressa e ci sarà impressa per sempre. E ci verrà veramente impressa. Quindi sempre famiglia, ma in questo momento veramente con i figli mia figlia, che sono il sale della vita. Eugenia Antonio, il... Che devo dire? E che devi dire? Sta già commuovendo. Ascoltiamoci la prima che scendano un po' più se le lacrime, e ti capisco. Pezzo del 1989, chi non l'ha ballato con i Kaoma, La Lambada, su Radio Cigliano. Vabbè. Vedere tua figlia che balla su questa musica. Così? Sì, niente. Vabbè, questo è veramente. Bene. Senti, il rapporto, tu che padre sei? Macello. Sono macello perché sono un padre di cartapesta. Che vuol dire? Che cedi? Non sei di polso. Se non ci fosse mia moglie che è lei che dà un po' più di polso, io mi farei fare tutto. Però devo dire che ho dei figli veramente eccezionali, quindi non ho motivo di lamentarmi di niente. Sottolineo di niente. Poi te li sei riusciti? Perché poi è una domanda che ci fanno anche spesso. Noi che abbiamo i turni, i quarti turni, le visioni e le proiezioni e i mix, i controlli e tutte le cose che fanno parte della nostra professione. Sei riuscito a goderti dei figli quando erano piccoli? Guarda, un po' di rammarico ce l'ho. Perché forse in certi periodi potevo lasciare un po' più indietro il lavoro e ci sono proprio dei momenti della loro vita che sono importanti, no? Che tu certo, dici, mia moglie per esempio si è cibata tutto il nuoto dei miei figli, perché io stavo sempre ai turni e li portavo sempre. Che era pomeriggio, non si poteva andare, certo. Per cui magari se qualche volta avessi rinunciato a qualche turno e fossi andato lì avrei fatto contenta lei e loro. E quindi qualche volta ci sarai andato. Sì, però non abbastanza. Abbastanza, insomma. Lo so, perché poi li vogliamo seguire, come dire, l'idea che ho io è quella di seguirli veramente passo passo e di vedere come cambiano le idee in maniera invece di adesso pensare. Devo dire che adesso dall'inizio quando cominciano a diventare più adulti, una addirittura vive per conto suo col ragazzo, quindi sì. Però c'è più sintonia, più riesco a stargli più vicino, ecco. E loro stanno più vicino a me. Meno male, perché poi facciamo un sacco di, come dire, un sacco di cose, tante cose belle, eccetera, eccetera, però poi anche queste cose sono belle. L'alieno intelligente Christian Gatto e Family vi salutano. Sandro, guarda che meraviglia il live che uscirà. Ti sta facendo vedere questo live di Harry Kane in Polimar. Vedremo, perché poi ce lo devono anche proporre, vediamo, no? C'è da vedere se si può fare, se non è detto che si possa fare sempre. 3287948796 è il numero per mandarci il selfie. E adesso torniamo in diretta perché i Kaoma hanno finito. E tu ballavi la lambada? Io sono mezzo orso a ballare, no, il vento dei passi orrendi. Non eri no, in sintonia. Mi piace. Ti piace la lambada, però sono un po' così improponibile. Improponibile, esagerato. Niente di che. E senti, ma se Sandro adesso tu hai cominciato da ragazzina ed è una domanda un po' strana questa. Ma se Sandro Acerbo non avesse fatto il doppiaggio, non avesse incontrato il doppiaggio a 5 anni, cosa farebbe adesso Sandro Acerbo?
Ma intanto probabilmente farebbe l'avvocato, perché sono laureato in giurisprudenza. Vedi. Comunque tu sei andato avanti negli studi, sì, le portate al termine. Anche perché è un lavoro che non disdegnerei, insomma. Ti piace le cose legali, ti piacciono? Sì, soprattutto la parte penale, infatti ho fatto la tesi in diritto penale e quindi sì, mi piace molto. Domanda un po' tendenziosa, tu ovviamente lavoravi come se non ci fosse un domani mentre studiavi, sì. E quindi era veramente voglia di studiare la tua, perché potevi evitartela. Un po' capoccione, perché io quando inizio una cosa la porto a termine. Sì. E poi perché mi ero ripromesso di, come dire, di dare la più grande soddisfazione che i miei si aspettavano, cioè quella di laurearmi. Quindi tu l'hai fatto in corso negli anni? Sì. No, vabbè, in corso no, ma nel senso hai continuato dopo il liceo, non è che hai fatto più tardi una laurea, sei andato avanti. Ho cominciato, inizialmente dicevo, ma è meglio che continui a studiare perché con il doppiaggio non si sa mai, ma poi a un certo punto il doppiaggio era diventato chiaramente il mio lavoro. E però da quel punto ho detto no, voglio arrivare, devo riuscire fino in fondo. Invece io lasciai, sempre giurisprudenza, ma la lasciai. Enrico ci dice: ispirazione sempre, grande Sandro, incredibile Sandro da parte di Alessandro, grandissima artista. Non so chi di stiamo parlando. C'è anche Saverio Ceraselli che ci sta seguendo. Ciao, e Federica Bomba che ti manda un cuore. Monica: io ho visto Il Re Leone in spagnolo, dopo 10 minuti ho capito perché siamo i migliori al mondo. Ricordo una cosa, che la stessa cosa lo dicono gli spagnoli di noi. Sicuramente, quindi deve essere rapportato all'orecchio che ascolta. Per loro va benissimo quel doppiaggio, per noi sembra ridicolo. E abbiamo mandato il controselfie di Gatta, c'è anche Charlie Furio Scipioni che ci sta seguendo. E ho visto la prima puntata della seconda serie di Iari in Austria, ho cambiato canale, che dobbiamo fare? Dai Sandrigno, ci dice Carlo. Ciao Domitilla, ma credo che Domitilla era un po' di tempo fa. Allora, Sandro, ti prego, Alessio, salutamelo da parte di Valentina. Ma saluto, l'hai salutato tu, non c'è bisogno di salutarlo. Valentina Stredini. Per intercorsa persona. Hai qualche aneddoto che ricorda e vorrebbe che ricordi e vorresti condividere a proposito del doppiaggio di Ritorno al Futuro? Ti ricordi qualcosa di particolare? Bah, passato qualche anno, Di particolare no, onestamente no, veramente no. Perché poi gli aneddoti succedono, per carità, succedono delle cose in sala, però spesso ce le dimentichiamo perché poi si va avanti. Questo ragazzi, signore lo conosco. Lo conosci? Ciao Emiliana. Emiliana, grande, grandissima. Poi a volte io esco dalla sala di doppiaggio e non ricordo che cosa ho fatto lo stesso giorno, purtroppo è così. Grande Sandro e grande Alessio da parte di Marco. Sasha, Sandro, il film che non riuscivo a ricordarti dovrebbe essere Insoliti Criminali, dove hai prestato la voce a Gary Sinise, quello di cui dicevamo all'inizio. Ciao Sandro, anche da Valentina, sempre da Valentina, il selfie è arrivato e l'ho mandato in onda, questi sono un pochino vecchi. Alessandro, ora anche a James, ti chiamo Alessandro come Paolo Magliano, ti ricordi il doppiaggio di Techaman? L'abbiamo già detto all'inizio della puntata, andatevela a rivedere. Ciao, c'è più lavoro per le voci da carattere o per le voci da primi attori? Mi parlate un po' di questa distinzione? Bah, forse non la facciamo noi più di tanto, vero? Io devo dire che mi è capitato di fare primi attori, ma mi capita anche di fare dei caratteri. Non so se voi vedevate quella serie, io stasera veno, vabbè, dove doppiavo uno degli attori più brutti della storia, eppure poi il riscontro è stato che tutti quanti erano favorevoli alla mia voce su quel personaggio. Ci stava bene. Non esiste un carattere o un primattore, esiste un doppiatore, una voce che sa adattare il proprio modo di recitare la propria voce all'attore che doppia. Però proprio nell'adattamento della voce, se dovessi scegliere tra protagonista e antagonista, cioè tra buono e cattivo, dove ti diverti di più tu? No, i buoni. Con buoni? Cattivi mi vengono male. Ah, non ti piace? No, sono poco adatto. I buoni hai l'indole poco adatta. Brad Pitt tutta la vita. Sì, Brad Pitt tutta la vita. Personaggio positivo. O quello di Mentalist, diciamo. Sì, quello per forza. Ma quello ti piace farlo? Quello sì, ma è finito. È finita la serie, 7 stagioni e poi è finita. Che peccato, perché era una bella serie, una bella idea. Ma lui si è stufato. Ah, è lui che si è stufato, sì, sì. Ed era, secondo me, insostituibile in quel ruolo. Infatti. Cosa ne pensi del film Allied con Brad Pitt? Bello, bel film, bellissimo film, apprezzato meno di quello che valeva. Ti è piaciuto anche farlo? Molto, moltissimo. Doppiato con Andrea, con Marco Mete come direttore,
abbiamo fatto e Claudia Catani che faceva lei, Marion Cotillard. Sì. E poi abbiamo parlato in francese, oh. Col dialogue coach? Sì. Sabine Cerullo. Mamma mia, che disastro quando dobbiamo fare le cose così in Ma francese. Guarda che devo dire che il risultato, per me che non so una parola di francese, Claudia era spettacolosa perché sembrava una francese vera, ma anch'io nel mio piccolo, c'ho la moglie di mio suocero che è francese, ha detto ma guarda che aveva il suo fare. Perché. Senti, una domanda bellissima. Come vedete il doppiaggio nei prossimi 30 anni? Questa è tremenda come domanda. Io ti voglio fare una predomanda. Ti ricordi 30 anni fa che si diceva del doppiaggio? Che sarebbe finito di lì a breve. Brevissimo, a brevissimo. 30 anni fa si diceva il doppiaggio è finito. E invece lo stiamo continuando a fare. E fra 30 anni probabilmente sarà però uguale. Uguale, vero? Con tutte le tecnologie, con tutto quello che c'è. Però poi l'anima gliela diamo noi. L'anima gliela diamo noi, non gliela dà un computer, no, secondo no, me. Infatti. E non è neanche un sottotitolo. Dammi l'ultimo pezzo, Franco. Sì, Franco Sandro. Allora, vabbè, questo lo sappiamo, questo, è l'ultimo pezzo. Allora, questo se mi ha meravigliato la lambada, mi ha meravigliato pure questo. Allora, questo ha un collegamento con mia figlia. Oh. Perché mia figlia, essendo una bambina molto esuberante, oltre a ballare, cantava pure. E quando sentiva questa canzone l'aveva intitolata nel suo modo di parlare da piccolina, invece che appunto come si intitola Se bastasse una canzone, lei la chiamava, che voleva sentire Se bastazza. E da allora questa canzone per noi è per voi è Se bastazza. E allora ultimo pezzo. Infatti, come vedi, è del 1990, lei aveva due anni, era piccolina. Ultimo pezzo portato da Sandro Cerbo a Dopo Cena Con di oggi, grande trasmissione, riguardatevela su YouTube, trovate con tutte le grafiche, i cambi di telecamera come sto facendo adesso. Lui è grandissimo, internazionale, stupendo, Eros Ramazzotti, e questa è Se bastazza una canzone. Se bastasse una bella canzone. Se bastasse una canzone. Allora, io intanto inizio a ricordarvi quali sono i prossimi appuntamenti di Radio Cigliano. Sabato alle 16, Du Gustis o Trigustis, non ho ancora capito che cosa sarà, ma comunque in compagnia o con Alessandro Bianconi o con Alessandro Bianconi e Tiziana Guida, una bella, la nostra solita trasmissione musicale in diretta, speriamo anche su Facebook se non ci saranno altre sorprese, su Radio Cigliano e su Facebook alle 16. Martedì prossimo, penultima puntata in diretta su Radio Cigliano in collaborazione con Radio 1 New York, avremo una puntata d'eccezione del Du Gustis in cui andiamo oltreoceano a New York su Radio 1 New York, perché saremo io, Alessandro Bianconi, e ci sarà Valerio Scanu che sarà qui a fare per una sera il DJ, a fare la trasmissione insieme a noi, come l'avete vista nei nostri Du Gustis e Trigustis. Quindi mi raccomando, segnatevelo, il 20 giugno alle 22 ore italiana, 4 pm ora di New York, ci sarà Du Gustis, Trigustis, Smeglia che tu, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e ospite d'onore Valerio Scanu. Giovedì prossimo ci sarà un'altra bella puntata, la sto preparando, vediamo che cosa succederà, perché rischia di essere una bella puntata. Non vi dico assolutamente nulla, proprio nulla assoluto, vi dico che sarà una puntata molto particolare, se va in porto la puntata di giovedì prossimo di Dopo Cena Con. Quindi mi raccomando, sempre alle 21 su Radio Cigliano, condividete il video che state guardando, pagina YouTube Radio Cigliano, iscrivetevi, vogliamo essere in tanti, e trovate fra un paio d'ore l'HD di questo video che state vedendo adesso piccolo su Facebook, con noi che non guardiamo mai in camera, ma lo trovate tranquillamente sulla pagina di YouTube, e app per di Radio Cigliano gratuitamente la potete scaricare per iOS o per Android da i vostri gestori di app preferiti, Google Play o Windows o App Store, potete scaricarvela sul telefonino e avrete Radio Cigliano sempre in tasca, ve la potete portare da tutte le parti e restare sempre con noi. Bel promone abbiamo fatto, tu non lo sai, ma ti sto per dare la sola di giornata. No, a quest'ora è veramente tremendo. Ma c'è più nessuno. No, guarda. Come no? Guarda, ci sta il numero qui, ci stanno quelli su YouTube, ci sta gente, e poi questo rimane a futura memoria su. Ma è facile, guarda, non è una cosa tremenda, però la chiamo la sola di giornata perché è una cosa di cui non ho mai informato gli ospiti. Va bene. Allora, riallacciandoci al discorso di prima, come verranno selezionate le nuove leve? Con i provini sempre. L'ANAD mette a disposizione, lo ripeto,
ripeto, questo strumento, anadweb.it, andate, iscrivetevi e trovate il numero di telefono, chiamate, ci sono dei provini, le iscrizioni dovrebbero chiudere a giorni, non so quando, ma molto rapidamente, se volete fare dei provini che poi verranno visti dai direttori di doppiaggio, registrati ovviamente, andate a trovate il numero dell'ANAD e fate richiesta per poter partecipare a queste sessioni di provini. Il film 12 anni schiavo è stato un film duro da vedere, c'era anche Brad Pitt in un piccolo ruolo, ma è importante, te lo sei visto? E cazzo se l'è visto! Non solo perché ha fatto Brad Pitt, e dialogato, era dialoghi e direzione di Sandro Acerbo questo film, 12 anni schiavo, mi ha fatto fare Fassbender, sempre, veramente è stato un bel lavorone. Un culo pazzesco, ti ricordi com'è andata? Una piccola chicca che sveliamo. C'era la scena che urlava come sì, un pazzo. E come dicevamo mia. Prima, io sono uno che si rompe la voce quando urla. Niente, e tra l'altro, riesco manco a fare le prove tecniche, faccio anche le prove urlando. Ho fatto quel turno ed era un venerdì, terzo turno, l'ultimo turno della settimana. E si ricominciava il lunedì. Al primo turno io sono uscito da quella sala completamente afono, sono stato a cortisone sabato e domenica, perché poi succede anche questo, sì, per poter ritornare, e quando sono tornato gli ho detto: guarda, se abbiamo delle scene urlate mettiamole domani, perché oggi ancora non ce la faccio. Sì. È stato veramente bello, ma insomma Sandro, però com'era venuto bene questo? È venuta bene, ci è piaciuto veramente tanto, infatti ti ringrazierò mai, abbiamo perché mi hai fatto fare veramente... Legio d'Oro con quello, sì, abbiamo preso il Legio d'Oro, è vero, e anche la nomination ho avuto io al Legio d'Oro. Sì, come no, assolutamente sì. Torniamo in diretta su Radio Cigliano, avete ancora qualche minuto per stare con Sandra Cerbo, qualche ultima domanda, il controselfie, il selfie l'ho mandato a tutti quanti, 328-7948-796 se volete avere l'immagine di giornata. Torniamo in diretta sulla radio. E con questo pezzo chiudiamo la selezione musicale di Sandro Acerbo stasera a Dopo Cena Con, in diretta su Radio Cigliano, in diretta su YouTube, in diretta su Facebook, stiamo in diretta da tutte le parti, sembriamo manco a Rai in diretta in questa maniera, veramente. Io allora voglio iniziare a salutare un po' tutti quanti, perché si è fatta una certa, stiamo sfiorando le 3 ore di diretta e quindi devo domani dire che poi... ci sono i turni. Domani mattina ci sono i turni. Senti un po', ma com'è questa radio che non finisce mai? Questa cosa che devi stare sempre a parlare, parla per 3 ore. Ti è piaciuta? Sì, molto. Sono contento. Devo dire che è una bella idea e che dovresti sviluppare anche un po' di più. Sì, lo so, è che per sviluppare un po' di più c'è bisogno di aiuto e di collaborazione, che potrei anche chiedere a voi che state su internet e mi ascoltate, però per ora io devo chiudere la stagione e andarmene in vacanza, perché veramente ho bisogno della vacanza. Poi l'anno prossimo magari vediamo anche se si può sviluppare però qualche devo dire, collaborazione. Guarda, non lo dico perché siamo amici o perché... Però devo dire che è piacevolissima. Si meno sta male. Qua, sei te stesso, no? Senza sovrastrutture, sei tu. Se vuoi rispondere, rispondi. Insomma, è qualcosa di genuino, di naturale. Non c'è niente di preordinato. Di costruito. Niente. Ecco, questo vuole essere una chiacchierata, come dico sempre io, una chiacchierata tra amici dopo aver cenato. Abbiamo pure mangiato non una bella pizza. Non ci siamo manco nemmeno... Cioè, a volte, no, sappiamo, si mettono d'accordo sulle domande, vi chiedo niente. Io sono venuto qui ingozzato di pizza e siamo partiti. La pizza che è immancabile, secondo me, prima di fare una bella chiacchierata tra amici. E poi voi che ci date il sale, veramente, che ci fate le vostre domande, e siamo strafelici e stracontenti di essere con voi. Allora, io intanto vi ho ricordato tutti gli appuntamenti, ma voglio ricordare anche a chi ci sta ascoltando da Radio Cigliano, dalla radio in questo momento, l'appuntamento più importante forse della prossima settimana. Non è detto, perché rischiano di essere due, ma intanto quello che è certo, quello che è sicuro, martedì 22 ora italiana, 4 pm ora di New York, andiamo per la nostra trasferta a New York insieme ad Alessandro Bianconi, con un ospite d'eccezione che si metterà qui a fare il DJ insieme a noi, come l'avete visto, come ci vedete noi che facciamo le trasmissioni. Sarà ospite Valerio Scanu a Du Gusti si smeglie che one, che sarà un Trigusti si smeglie che tu speciale New York, quindi segnatevi martedì alle 22, vediamo che succede, la buttiamo in caciara come al solito. Allora, tutti ci ringraziano, c'è anche Roberto Chevalier che si è collegato, grande Roberto! Ma guarda che ha scritto!
sto zozzo. Perché fai questo? Sei venuto pure tu qua da me. Allora guarda che te lo ribalto, Rubè, te lo ribalto addosso. Dai, ne riparliamo domani. Ne riparliamo domani. Allora, ci salutate, ci date la buonanotte. Quante domande avrei voluto fare, ma veramente siamo andati un po' lunghi, ma è stato bello insieme a Sandro Acerbo, insieme a tutte le suggestioni che ci ha voluto portare e evocare questa sera, passare questo dopo cena insieme a lui e insieme a voi. Grazie a voi, grazie veramente di essere stati con voi. E adesso Sandro, sei venuto, hai mangiato, hai parlato, ti sei messo un po' a nudo e manca solo una cosa per chiudi la trasmissione. Ah, madonna. Oddio. Provo, Vai. Provo. Allora. Il microfono è tuo, come al solito. Sono le 23:50 e sta finendo. Stasera a cena con... No, dopo cena. Con... Stasera dopo cena con... Ha presentato Alessio Cigliano, è intervenuto Sandro Acerbo. Una trasmissione perfetta. Grazie e buonanotte a tutti. Grande Sandro Acerbo, gli appuntamenti li sapete, grande Sandro, grazie veramente. Chiudiamo prima sulla radio e poi su tutte le dirette che ci ho aperte, ce ne ho 35 aperte, quindi chiudiamo. Buonanotte a tutti, grazie Sandro, alla prossima diretta. Ciao. E adesso chiudiamo con voi di Facebook, perché non finisce mai, Sandro. Dov'è? Qual è quello? Quello ciao. È Facebook. Chiudiamo anche con YouTube, però. Chiudiamo con tutti quanti. Grazie di essere stati con noi. Grazie della partecipazione. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Siate bene e siate felici. Ciao. Ciao. Buonanotte.